nel corso dell'esame in sede referente. Ricordo che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione sul circuito audiovisivo interno, nonché sul canale satellitare e sulla web TV. Per ringraziare i professori Belletti, Calvano, De Siervo e Giuffrè per aver accolto il nostro invito, ricordo che è previsto un lasso temporale di circa mezz'ora per ogni soggetto audito, suddiviso in 10 minuti per l'esposizione e in successivi 20 minuti per eventuali domande e relative risposte. Quindi vi pregherei di essere abbastanza precisi con i tempi, perché poi alle 18.30 dobbiamo andare in aula, che è prevista l'aula. Quindi io, se non avete problemi particolari da manifestarmi, seguirei l'ordine alfabetico, quindi professor Belletti, professoressa Calvano, professor De Siervo e professor Giuffrè. Se non ci sono problemi, quindi partiamo con il professor Michele Belletti. Prego, professore, a 10 minuti. Grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Presidente, grazie a lei. Onorevoli senatori. Dunque, allora vado subito al punto sugli emendamenti. Individuo un po', diciamo, in generale gli interventi sugli emendamenti per poi entrare su alcuni specifici. Ma non mi sembra nessun problema desti la modifica all'articolo 59 della Costituzione sulla eliminazione dei senatori a vita, già mi ero espresso positivamente la volta scorsa. Ecco, la novità sull'articolo 83, terzo comma della Costituzione, mi sembra positiva, perché in sostanza si arriva all'elezione del Presidente della Repubblica dopo il sesto scrutinio, quindi dal settimo scrutinio in avanti. Per quale motivo? Immagino, naturalmente, per cercare il più ampio consenso possibile sulla figura, sull'elezione del Presidente della Repubblica, quindi per cercare un presidente, diciamo, di garanzia che raccolga un ampio consenso, non un presidente, diciamo, governante, un presidente della Repubblica governante, non necessariamente nell'area da scegliere, nell'area governativa. La modifica all'articolo 88 della Costituzione, anche questo mi trova assolutamente d'accordo, perché quella frase, salvo che gli ultimi sei mesi del mandato coincidano in tutta in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura, sappiamo, fu introdotta per evitare il cosiddetto ingorgo istituzionale riferito al semestre bianco, che più problemi ha determinato piuttosto che risolvere delle situazioni. Qua si fa in maniera pulita riferimento, in maniera chiara, sintetica, al salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto. E naturalmente ci si riferisce alle ipotesi, in particolare, dell'articolo 94 della Costituzione. Ecco, mi soffermo più diffusamente sull'articolo 89 della Costituzione, perché introduce una novità, individua alcuni atti per i quali viene meno atti del Presidente della Repubblica, per i quali viene meno la controfirma ministeriale. E quindi, ma anche questo non mi sembra, diciamo, determini grosse problematiche, anzi, per certi aspetti, vedrò, sottolineerò, può essere positivo, anzi è positivo, perché si tratta di atti che sono già atti propriamente presidenziali, tranne la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, che da sempre viene considerato dalla dottrina un atto a partecipazione complessa, ma nella forma di governo vigente, la forma di governo che si auspica possa intervenire, è diverso. Sono quegli atti che evidenziano l'articolo 89 della Costituzione fa riferimento a quegli atti del Presidente della Repubblica che evidenziano un ruolo forte del Presidente della Repubblica. Ad esempio, c'è la nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale. Ricordo che proprio sul punto si verificò lo scontro ai tempi della primo Presidente della Repubblica tra Einaudi e De Gasperi. De Gasperi, che considerava quell'atto solo formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo, e Einaudi che lo considerava atto propriamente presidenziale. E naturalmente la nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale si tratta non di un atto di governo ma di un atto di garanzia.
Quindi quando Gronchi, il presidente del disgelo costituzionale, che diede attuazione agli istituti di garanzia della Costituzione e nominò i 5 giudici della Corte Costituzionale, prevalse la linea di Einaudi, la linea del potere dell'atto propriamente presidenziale. La concessione della grazia, la commutazione delle pene, su questo si è pronunciata la Corte Costituzionale, con una sentenza, per la verità, se voi guardate i manuali sul punto, qualcuno dice che la grazia è potere propriamente presidenziale, qualcun altro dice che è atto d'un virale, a partecipazione complessa. In questo caso si chiarisce che è un atto propriamente presidenziale, perché quella sentenza della Corte Costituzionale dice naturalmente che il Presidente della Repubblica, ricorderete, attivata a seguito di un conflitto di attribuzione presentato dal Presidente Ciampi, praticamente la sentenza dice che qua naturalmente si deve trovare l'accordo tra Presidente della Repubblica e Ministro di Grazia e Giustizia, ma qualora non ci sia l'accordo prevale la decisione del Presidente della Repubblica. Qua si chiarisce definitivamente che atto propriamente presidenziale. Per l'adozione dei decreti di indizione delle elezioni di referendum, quelli sono atti dovuti, naturalmente propriamente presidenziali. E mi soffermo maggiormente sui messaggi alle Camere, e con riferimento ai quali, pensò alla presidenza Cossiga, i presidenti hanno, nel inviare messaggi alle Camere, spesso evidenziato un indirizzo politico costituzionale, non un indirizzo politico tout court, insisto, ma un indirizzo politico costituzionale. Così come per il potere della promulgazione, è un potere forte, esercitato in maniera forte dai presidenti della Repubblica. Perché forte? Perché sappiamo l'articolo 74 della Costituzione dice che se in sede di promulgazione il Presidente rinvia la legge il progetto di legge alle Camere e le Camere lo riapprovano, deve promulgarlo. Sappiamo benissimo invece che un veto presidenziale in sede di promulgazione sostanzialmente mette quel progetto di legge su un binario morto, come fu la famosa mancata promulgazione di Cossiga proprio sulla legge sul obiezione di coscienza. Sappiamo anche che da Napolitano e Mattarella in poi si è affermato un metodo più dialogico con il governo e con le Camere, l'invio di messaggi prima di bocciare una legge in sede di promulgazione, oppure una promulgazione accompagnata dall'indicazione delle parti del provvedimento che magari destano qualche dubbio di legittimità costituzionale. Con Napolitano abbiamo assistito anche a un rinvio al governo di un decreto legge, ricorderete il caso riferito alla povera Eluana Englaro. Che cosa intendo dire? Che in un contesto parlamentare, se il circuito maggioranza parlamentare e governo funziona bene, la forza del Presidente della Repubblica non si può, e qua vengo a questioni sistemiche, prendo spunto da questo articolo per venire a questioni sistemiche, in questo caso la forza del Presidente della Repubblica non si può misurare sulla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri o sullo scioglimento delle Camere, che restano atti caratterizzanti il rapporto proprio tra governo e maggioranza parlamentare. Quella forza del Presidente della Repubblica si registra proprio e si chiude negli atti citati, che rimangono nell'esclusiva competenza del Presidente della Repubblica, che la riforma non tocca. Non tocca e anzi forse in maniera opportuna chiarisce che sono atti nell'esclusiva disponibilità del Presidente della Repubblica. Resta naturalmente la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo scioglimento delle Camere, che nel contesto di premierato diviene, a mio avviso, atto formalmente del Presidente della Repubblica, ma sostanzialmente governativo, in questo caso sostanzialmente del Presidente del Consiglio dei Ministri. E qua mi riferisco alle ipotesi di cui all'articolo 94 della Costituzione di scioglimento dovuto da parte del Presidente della Repubblica, sia per quanto concerne l'ipotesi di cui al terzo comma che al quarto comma dell'articolo 94 della Costituzione. Ma vorrei appunto andare subito su quell'articolo, ecco, facendo un passaggio rapido, poi ne parleremo magari in sede di domande, un passaggio rapido sull'articolo 92 della Costituzione. Anche in questo caso opportunamente vedo sono stati ascoltati gli auditi, perché esce dalla Costituzione il riferimento alla legge costituzionale, il riferimento al premio di maggioranza, e c'è un rinvio
alla definizione del sistema, c'è un rinvio alla legge per la definizione del sistema elettorale e per il premio che, va precisato, è un premio su base nazionale. Infatti a questo riguardo viene modificato opportunamente anche l'articolo 57 della Costituzione, laddove, come voi ben sapete, si dice che il Senato è eletto a base regionale. Perché? Per evitare quello che era successo con la legge Calderoli, che un ramo del Parlamento eletto con un premio di maggioranza su base nazionale, in quel caso la Camera dei Deputati, e l'altro ramo eletto con un premio di maggioranza su base regionale, creava maggioranze diverse e quindi governi che vincevano, quindi maggioranze parlamentari che vincevano ampiamente le elezioni, che avevano un'ampia rappresentanza alla Camera dei Deputati, spesso non avevano maggioranze o avevano maggioranze risicate al Senato. Opportunamente qua si precisa che anche al Senato il premio è su base nazionale. E vado all'articolo 94 della Costituzione, che a mio avviso è l'articolo più importante, che finalmente introduce una vera razionalizzazione della forma di governo parlamentare. La revoca della fiducia, ci si riferisce qua, immagino, alla mozione di sfiducia, determina lo scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica. È una sorta di simul simul, quello che troviamo per i comuni e le regioni. Ma dove si trova giustificazione forte? Potete dire, come? Applichiamo quello stesso simul simul? È forte, ma c'è una giustificazione logica, giuridica, costituzionale. E qual è questa forte giustificazione? Il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri viene eletto direttamente. La sfiducia parlamentare non può essere in questo caso a costo zero, non può determinare e non può non determinare la conseguenza qui contemplata. A differenza del modello odierno, Camere e Presidente del Consiglio dei Ministri, questo è il posto, è il tema più importante, hanno la stessa legittimazione popolare, quindi, come si dice per i comuni e le regioni, stanno assieme, cadono assieme. Stanno assieme, cadono assieme perché hanno la stessa legittimazione popolare. Il simul simul, questa sorta di simul simul, questo automatismo a seguito della sfiducia non può non essere così, perché la sfiducia in questo caso non è a costo zero. Il Parlamento sta sfiduciando un Presidente del Consiglio, non un Presidente del Consiglio che è stato, diciamo, legittimato da quel Parlamento con la nomina presidenziale e la fiducia del Parlamento, ma è stato legittimato direttamente dal corpo elettorale. Stanno assieme, cadono assieme. Questo è importante, vi invito a riflettere su questo punto. Hanno la stessa legittimazione popolare, molto, molto importante. Anzi, dirò di più. L'effetto di trascinamento dell'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri determina un premio di maggioranza collegato all'elezione delle Camere. Quindi nelle Camere quella maggioranza si forma grazie all'effetto di trascinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sarebbe pertanto irragionevole il contrario. Correttamente qui lo scioglimento è sostanzialmente automatico. La seconda parte dell'articolo 94 della Costituzione contempla le ipotesi di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto. Dunque si riferisce soltanto al Presidente del Consiglio eletto, non all'eventuale Presidente del Consiglio dei Ministri subentrante. E in questo caso non vi è un'ipotesi di simul simul, perché le dimissioni naturalmente possono intervenire per qualsiasi ragione, per mancata approvazione di una questione di fiducia, per ragioni personali, per impedimento permanente, eccetera, eccetera. E non tutte le ipotesi sono uguali e quindi in questo caso opportunamente non c'è un simul simul. Non stanno assieme, non cadono assieme, ma qua c'è un ruolo attivo del Presidente del Consiglio dei Ministri che può decidere, e previa informativa parlamentare può decidere che si vada direttamente allo scioglimento. Lo chiede al Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, le parole sono importanti, lo dispone, quindi non ha il Presidente della Repubblica un margine di valutazione discrezionale, ma ripeto,
quando Einaudi rivendicava un ruolo forte del Presidente della Repubblica, non si riferiva a questi due atti che restano chiusi all'interno del rapporto governo-maggioranza parlamentare. Si riferiva agli altri atti di garanzia del Presidente della Repubblica, gli altri atti particolarmente importanti. Pensate come sarebbe cambiata la nostra forma di governo se da quel punto di vista Einaudi non avesse avuto ragione. Praticamente 10 giudici della Corte Costituzionale potevano essere espressi da una maggioranza governativa. E invece così non è. Quindi la forza del Presidente della Repubblica non entra in nel circuito fiduciario, ma nelle discipline, negli atti di garanzia. Il Presidente della Repubblica lo dispone, è tenuto alla, siamo diciamo molto vicini al modello Westminster. Professore, mi scusi, bisognerebbe che... Perfetto, concludo soltanto con questo articolo 94, poi le considerazioni sistemiche le faccio successivamente. Chiudo con l'articolo, perché c'è la seconda parte che chiude in maniera tassativa questo articolo 94 della Costituzione, perché il Presidente del Consiglio può non chiedere lo scioglimento, ma in questo caso apre la strada al conferimento di un incarico al un altro presidente o lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, dimissionario naturalmente, non nel caso di morte, ma a un altro Presidente del Consiglio dei Ministri scelto all'interno di quella maggioranza. È un modello che richiama il modello Westminster, mi riferisco soprattutto ai senatori del PD e del 5 Stelle che la volta scorsa hanno richiamato più volte la sfiducia costruttiva. La sfiducia costruttiva funziona bene in Germania, non può funzionare in Italia quando ci sono le crisi extraparlamentari, ma se parliamo la sfiducia costruttiva, anzi spesso può legittimare i ribaltoni. Pensiamo a un contesto dove c'è centrosinistra, centrodestra e un polo di centro che costituisce ago della bilancia, la sfiducia costruttiva può legittimare i ribaltoni. Se qua vogliamo parlare di sfiducia costruttiva, parliamo di una sfiducia costruttiva che opera bene, che può funzionare bene, perché è il Presidente del Consiglio dei Ministri che decide di dimettersi e decide che venga nominato un altro Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non si può determinare un ribaltone perché quello deve essere scelto nell'area della maggioranza parlamentare. Ma soprattutto quello che non c'è in Germania, il Presidente della Repubblica, oppure che c'è in maniera un po' più complessa e non può operare in Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la minaccia dello scioglimento, quindi non è possibile dare luogo ai ribaltoni e si tratta di una disciplina molto dettagliata, tassativa, che non lascia margini di interpretazione diversa, quindi mi ricorda il meccanismo appunto che c'è per le regioni e per i comuni che la Corte Costituzionale e garantì con due sentenze quando due regioni cercarono di discostarsi da quel modello tassativo chiuso, perché c'era il rischio che se si usciva da quel modello si aprivano delle crepe e si tornava alle situazioni di instabilità. Grazie veramente. Grazie professore. Allora passiamo velocemente alle domande, siamo già un po' in ritardo, ci sono colleghi che vogliono intervenire. Prego, senatrice. Naturale, poi ho visto senatrice Gelmini, poi ho visto Parrini. Prego intanto, senatrice. Grazie, Presidente. È acceso. Professore, spenga per favore. Eccoci. Allora, io ringrazio il professor Belletti e volevo chiedere la previsione di un voto di fiducia parlamentare nei confronti del governo presieduto dal Presidente del Consiglio che è eletto dal popolo. Non le sembra uno specchietto per le allodole, previsto solo per lasciare una mera parvenza di forma di governo parlamentare, quando invece in realtà sarà impossibile nei fatti che un Parlamento eletto insieme al Premier, quindi con premio di maggioranza, possa votare una sfiducia iniziale prima ancora di iniziare a governare? Grazie. Grazie mille, senatrice. Senatrice Gelmini. Sì, grazie Presidente. Una domanda molto semplice. Si è discusso durante questo ciclo di audizioni, anche durante insomma, l'esame del provvedimento, del collegamento
tra questa proposta appunto del presidenzialismo e la legge elettorale. E da più parti è emersa la necessità di una definizione della legge elettorale, in particolare come opposizione abbiamo chiesto un riferimento ad una soglia minima e il valore anche del ballottaggio. Ecco, vorremmo sapere in che misura secondo lei così come esplicitati i principi legati alla legge elettorale sono sufficienti, oppure se non è il caso di completare, di rendere più evidente il cambio della legge elettorale per affermare un sistema di impronta presidenziale fino in fondo. Ecco. Grazie, senatrice Gelmini. Senatore Parrini, prego. Sì, io faccio delle domande che riecheggiano questioni venute spesso fuori durante la nostra discussione in commissione e anche nel dibattito accademico e giornalistico. Per quanto riguarda la modifica fatta alla controfirma ministeriale agli atti del Presidente della Repubblica, una domanda che aleggia presso molti ambienti e che viene proposta da molti studiosi è la seguente: quale significato ha l'eliminazione della controfirma ministeriale al decreto di nomina del Presidente del Consiglio, quando la nomina del Presidente del Consiglio, che oggi è un potere formalmente libero in Costituzione, domani diventa un potere che nella grandissima maggioranza dei casi è un atto dovuto, cioè un atto rispetto al quale il Presidente della Repubblica non ha nessun margine di manovra. A mio avviso l'operazione di eliminare la controfirma nel mentre si svuota il potere a cui il decreto si riferisce, perché sostanzialmente il Presidente della Repubblica, tranne il caso eccezionalissimo del Premier che decide lui di passare la mano, quando nomina per atto dovuto, è un'operazione che confonde le acque. Ecco, volevo sapere la sua opinione a questo proposito. Di norma, se si rende il Presidente della Repubblica primo firmatario di un atto è perché su quell'atto la sua discrezionalità è massima, ma su quell'atto la sua discrezionalità è tra minima e inesistente se questa riforma va in porto. E all'inizio della legislatura è a tutti gli effetti un atto dovuto, perché non può che nominare chi è stato eletto dal popolo. Seconda domanda. Legge elettorale. Noi abbiamo messo l'accento su un elemento di pericolosa mancanza di chiarezza, a nostro avviso. Dover discutere della riforma costituzionale senza sapere la legge elettorale che la deve rendere operativa ci pone al buio di fronte a casi che possono essere molto complicati da risolvere. Faccio questo esempio. Poniamo che nell'elezione per il Presidente del Consiglio uno dei candidati superi la soglia che sarà prevista, ma le liste collegate a questo candidato non superino il 40% in una delle due Camere o in entrambe. Come può essere assegnato un premio in seggi alla coalizione collegata al candidato premier eletto se questa coalizione non ha raggiunto la soglia che anche ad avviso di sentenze della Corte Costituzionale è stata individuata come quella minima per dare un premio in seggi corrispondente alla maggioranza assoluta? Cioè il potere di trascinamento dell'elezione premierale su quella parlamentare incontra dei limiti di ragionevolezza costituzionale, e secondo me non chiarire questo da subito è un elemento che rende il nostro dibattito molto incompleto e molto poco produttivo. Terza, chiedo al Presidente, sarò più breve nelle prossime domande. Terza questione è:
Noi non comprendiamo, pur avversando il meccanismo dell'elezione diretta, perché se si fa l'elezione diretta si debba rendere il nostro paese l'unico che non scrive in Costituzione la regola per eleggere la persona che va a Palazzo Chigi. Perché in tutti i paesi dell'Unione Europea in cui si elegge direttamente una carica monocratica nazionale, la regola è scritta in Costituzione. Grazie. E in tutti questi paesi la regola è scritta in Costituzione ed è la regola della maggioranza assoluta. Non c'è un solo caso in cui non sia così. Perché noi facciamo in un altro modo? Cioè lei lo giustifica? La domanda è chiara, grazie. Allora, ci sono altri? Se non ci sono altri, prego. Aggiungo solo una considerazione proprio a margine. Lei dice, professore, Camere e Presidente del Consiglio hanno la stessa legittimazione. Ma scusi, se le Camere sono elette per trascinamento, se la composizione del Parlamento dipende dal risultato dell'elezione del Presidente del Consiglio e non il contrario, come si fa a sostenere, se non con un'argomentazione formalistica, ma di un formalismo, insomma, che è evidente che non regge, perché il tema è la legittimazione sostanziale, è il potere politico che viene conferito alle istituzioni che compongono la forma di governo. Qui il tema della analoga legittimazione politica io faccio fatica, però se lei ha modo di, diciamo, illustrarlo meglio, le sono grato. Bene, grazie senatore Giorgi. Allora, professore, pregandolo ovviamente. Ma posso partire proprio da queste due ultime domande? Certo, semplicemente ho modo di evidenziarlo meglio, perché hanno la stessa legittimazione, nel senso che sono eletti a suffragio universale e diretto tutti e due. E se poi si riferisce all'effetto di trascinamento, è riferito soltanto al premio di maggioranza. Non possiamo dire che hanno una legittimazione diversa, perché c'è una piccola parte di parlamentari che verrà eletta col premio di maggioranza, altrimenti dovremmo dire la stessa cosa anche per le regioni, anche per i comuni. Cioè hanno la stessa legittimazione, semplicemente l'effetto di trascinamento non riguarda tutti i parlamentari eletti di Camera, di Camera e Senato, ma riguarda soltanto il premio di maggioranza. Quindi mi sembra non ci sia nessun problema, perché delle due l'una, dovete mettervi d'accordo: il premio di maggioranza c'è, ci può essere anche un eventuale doppio turno, ci può essere un limite che può consentire di arrivare al 50%, ecco, ma il premio di maggioranza non incide sulla stessa legittimazione. Questo mi sembra evidente, ecco, dal mio punto di vista mi sembra evidente e tautologico. Vengo alle domande di Parrini, scusatemi se vado in ordine inverso per non dimenticarmi, perché sono veramente molto importante. Ancora una volta sulla legge elettorale, ma se non ricordo male vi eravate lamentati la volta scorsa perché si metteva in Costituzione dei riferimenti alla legge elettorale, adesso non va bene che i riferimenti alla legge elettorale sono fuori dalla Costituzione. Vi siete lamentati del riferimento, se non sbaglio, al 35% o qualcosa del genere, al 55%, esatto. Le leggi elettorali normalmente non stanno in Costituzione. E che si scriva una riforma costituzionale senza conoscere la legge elettorale, ripeto, è perché la legge elettorale viene dopo la riforma costituzionale e comunque la legge elettorale verrà scritta in Parlamento, non è che viene scritta con decreto legge o con un atto, quindi viene scritta, si auspica, con la più ampia partecipazione di tutti i parlamentari di Camera e Senato. E sulla legge elettorale, proprio l'effetto, mi sembra di aver capito, ecco, da Parrini, che c'è l'effetto manipolativo del premio di maggioranza, ma appunto proprio questo, io me l'ero scritto e depositerò una nota, proprio questo dato dovrebbe convincere voi del PD e del Movimento 5 Stelle a votare la riforma. Penso al caso Sardegna. Nel caso Sardegna, prendendo in considerazione i voti di lista,
La maggioranza l'aveva preso al centrodestra, ma quella maggioranza dei voti di lista non gli consentiva di avere una maggioranza in consiglio regionale. Invece l'effetto di trascinamento del presidente della regione ha fatto sì che in quel caso, ecco, l'effetto di trascinamento ha fatto sì che in quel caso il centrosinistra avesse la maggioranza in consiglio regionale. Quindi è normale in quel caso. Ripeto, il caso Sardegna è un caso emblematico che dovrebbe convincervi della bontà di questa riforma, perché dimostra che l'alternanza nei ruoli di maggioranza e opposizione è un dato positivo, assolutamente positivo, che crea dinamiche positive sulle quali non ho modo di soffermarmi. Sulla controfirma del Presidente della Repubblica, anche in questo caso, perdonatemi, vi eravate lamentati del fatto che il Presidente della Repubblica non era forte, ricordo Vittorio Emanuele Orlando in Assemblea Costituente che parlava di un fannullone con riferimento all'atto del Presidente della Repubblica. Nel momento in cui espressamente si individuano degli atti per i quali non c'è la controfirma, quindi chiaramente del Presidente della Repubblica, laddove la dottrina è ancora divisa, penso ancora alla Grazia, e qua si rafforza l'atto del Presidente della Repubblica. Sì, la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri formalmente è un atto dovuto, ma nulla esclude che ci siano ragioni di tale gravità che possano portare un Presidente della Repubblica a non nominarlo. Quindi, naturalmente, ragioniamo secondo le dinamiche fisiologiche. Concludo con gli ultimi due interventi, ma quello dell'onorevole Gelmini era collegato, penso di aver già risposto, sulla legge elettorale. L'onorevole Naturale, anche in questo caso, ho sentito più volte in quest'aula citare il caso dello svilimento del ruolo del Parlamento. In questo caso certamente non è dovuta la fiducia iniziale. Ci sono dei paesi dove semplicemente, penso alla Gran Bretagna, semplicemente il Premier viene indicato e non ha la fiducia iniziale, ma può essere sfiduciato. Ma non pensate che la fiducia iniziale può essere un atto di ossequio nei confronti del Parlamento, nei confronti del ruolo del Parlamento, e che sì, il Presidente, il Premier viene eletto direttamente, ma lui viene eletto direttamente. Poi dopo il Premier, assieme ai componenti della maggioranza, produce un programma di governo, produce una coalizione di governo, produce un gruppo di governo, e su quello il Parlamento si esprime in sede di fiducia parlamentare. Ancora una volta che si valorizza nel momento iniziale della forma di governo, si valorizza il ruolo del Presidente della Repubblica, immagino e spero che non ci sia nulla da dire, perché qua è un atto importante di ossequio del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene eletto direttamente ma che si presenta davanti alle Camere con la sua squadra di governo e con il suo programma di governo. Grazie veramente. Grazie a lei, professore. Chiedo scusa se io devo purtroppo fare rispettare i tempi, ma non c'è più il tempo, dobbiamo passare al prossimo. No, solo dei lavori, siamo in audizione, non c'è ordine dei lavori. Professoressa Roberta Calvano, se vuole al termine, quando c'è, se ci rimane tempo, al termine. Professoressa Roberta Calvano, prego. Prego. Grazie, professoressa. Allora, anche per lei sì. Le regole sono queste. Mi dispiace, ma i tempi che ci siamo dati sono questi. Prego. Allora, innanzitutto... Okay. Grazie, prego. Ringrazio la Commissione per l'invito, per il secondo invito che mi onora, e nel tentativo di non ripetermi, poiché ritengo l'invito anche dovuto a quelle osservazioni che svolsi nella prima audizione, cercherò di articolare i rilievi sugli emendamenti approvati, soprattutto sugli articoli 3 e 4, sviluppando alcuni degli spunti che avevo già provato a far emergere nel testo depositato allora. Allora, quindi i temi che cercherò di trattare sono tre. La compatibilità della forma di governo che viene ridisegnata tramite questi due articoli, compatibilità rispetto al dettato costituzionale in cui si iscrive ovviamente, il problema del voto degli italiani all'estero, che è un po' un convitato di pietra nell'articolo 3 e che a me pare irrisolto, il problema delle garanzie che il modello proposto non prevede rispetto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, terzo punto su cui temo che dovrò rinviare al testo scritto per ragioni di tempo. Quindi iniziamo dal problema della razionalità interna del modello e rapporto con le altre norme costituzionali.
Ora, il modello di elezione diretta del Presidente del Consiglio introdotto nell'articolo 3 del disegno di legge suscita innanzitutto un primo rilievo, se ne è parlato ora, circa l'effetto di trascinamento per cui la maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere deriverebbe non dal voto popolare per le stesse, ma in via indiretta a traino dal voto espresso per l'elezione di un diverso organo costituzionale. La possibilità che una lista o un gruppo di liste, pur ricevendo un'esigua minoranza di voti, possano giungere a ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento, induce a segnalare una compromissione del principio di rappresentanza politica e del ruolo democratico rappresentativo delle Camere nel testo costituzionale. In particolare, oltre al In particolare, oltre al principio supremo di cui all'articolo 1, vengono qui in rilievo le disposizioni degli articoli 56 e 58 che recitano: la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto e i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Si potrebbe obiettare che il testo preveda solo l'attribuzione di un premio in maggioranza, come è avvenuto altre volte, determinato per ora solo nell'an e non nel quantum, ma pare evidente che per garantire comunque la maggioranza a chi sostenga il candidato premier col miglior risultato elettorale personale si debba necessariamente forzare l'esito del voto per le Camere, che potrebbe essere di colore politico del tutto difforme, magari anche in una sola Camera, da quel candidato, facendolo dipendere l'esito dai risultati per le elezioni di un altro organo. La violazione delle richiamate norme costituzionali, che sono espressione di principi supremi, mi pare quindi inevitabile. Non paia eccessiva questa segnalazione, che vorrei sottolineare con un esempio. Se un famoso campione di calcio si candidasse, così anche un po' per sdrammatizzare questa notazione sulla violazione del limite dei principi supremi, un famoso candidato di calcio, si candidasse come Presidente del Consiglio, quindi avendo una vastissima popolarità che lo porta a un ottimo risultato personale, non venendo a collegare la sua candidatura con nessuna delle forze politiche oggi conosciute e rappresentative, ma con una lista di familiari, amici, compagni di squadra, in grado di pescare nel voto diciamo che oggi è nell'astensione e superare la soglia di sbarramento, ma non certo di raccogliere un ampio consenso popolare, questa lista ipotetica minoritaria si vedrebbe attribuire la maggioranza dei seggi in entrambe le Camere, anche a fronte di risultati elettorali pari a quelli del 2022, possiamo dire. Ora, l'attuale indeterminatezza dei principi cui sarà ispirata la legge elettorale, come emerge nel comma 3, non aiuta a escludere che ipotesi di scuola come quella appena fatta si possano verificare. Sembra poi inevitabile la soluzione di tre schede, dato che due sole schede per Camera più Premier e Senato più Premier produrrebbero l'inaccettabile rischio della difformità dei risultati circa l'elezione del Premier nei due rami. In questo modo, con tre schede, l'unica scheda realmente rilevante finirà col essere quella concernente i candidati alla Presidenza del Consiglio, rendendo così ancora più macroscopica l'obliterazione del ruolo costituzionale delle assemblee rappresentative. Vi è poi la previsione della nomina dei ministri, ma non del Presidente del Consiglio, che è eletto ma apparentemente non nominato secondo l'articolo 3, ma la cui nomina si può invece desumere persista venendo indicata tra gli atti non controfirmati secondo l'articolo 2 bis, quindi emendato. Con ciò sembra palesarsi plasticamente il rapporto irrisolto tra i due circuiti della legittimazione del premier eletto, fiduciaria da un lato, plebiscitaria rappresentativa dall'altro. I problemi che derivano proprio dal carattere irrisolto di questo doppio circuito di legittimazione proseguono all'articolo 4, laddove l'approvazione della sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio provoca uno scioglimento anticipato che pare doveroso, ma pur sempre disposto dal Presidente della Repubblica. Mentre le altre ipotesi di dimissioni, di cui alla frase successiva, non produrrebbero tale obbligo. Ora, l'interpretazione del rapporto tra queste due frasi a me pare importante, può sembrare capziosa, ma tento di recuperare il senso unitario del rapporto di fiducia e il fatto che queste due frasi vanno lette ignorando per un attimo tutto il dibattito che c'è a monte, quindi come le leggerebbe l'interprete domani se venissero approvate. Quindi mi pare doversi segnalare che anche nella prima ipotesi dell'approvazione di una mozione di sfiducia si impone in realtà l'obbligo delle dimissioni, alle quali segue invece nella frase successiva un esito differente senza obbligo di scioglimento. Si aprono quindi due ipotesi interpretative sul rapporto tra queste due norme. La prima,
secondo cui le due frasi, quella sulla sfiducia e quella sulle dimissioni, riguardino la stessa ipotesi e siano una la specificazione dell'altra. Cioè il testo ci direbbe: se il presidente viene sfiduciato, si può, diciamo, c'è un iter che può arrivare allo scioglimento, che arriva allo scioglimento, e poi nella frase successiva ci spiega le modalità. Poi una seconda interpretazione possibile, quella che vede l'approvazione della cioè, per una seconda interpretazione, la prima frase, quella che vede l'approvazione di una mozione di sfiducia, pur producendo anch'essa l'esito delle dimissioni, va detto, anche se la frase non lo ricorda, è seguita dall'obbligatorio scioglimento. In questo caso si crea un caso regolato diversamente dagli altri di dimissioni. Quindi, diversamente dall'ipotesi della sfiducia, in questa interpretazione diversa, nella seconda frase, nel caso delle dimissioni del Premier a seguito di bocciatura di una questione di fiducia o per altri motivi, si porrebbe nelle sue mani, nelle mani del Premier, la scelta se proporre o no lo scioglimento delle Camere. Ora, innanzitutto, trattandosi di una proposta, una certa discrezionalità sembra necessariamente lasciata al Presidente della Repubblica, che conserverebbe solo in questo caso un margine di scelta, venendo per il resto meno i suoi ben noti poteri di arbitro delle crisi. Inoltre, posto che il rapporto fiduciario è il medesimo, quindi i due casi parlano di uno stesso rapporto tra Camere e Governo, si deve segnalare che non è chiaro per quale motivo il voto su mozione di sfiducia e quello che concerne la bocciatura della questione di fiducia produrrebbero effetti diversi, scaturendo dal primo un simul simul, mentre il secondo vedrebbe ampliato ulteriormente il ruolo del Premier, aprendo paradossalmente le porte a uno scenario diverso. In aggiunta alla scarsa chiarezza di queste disposizioni, e questa è la preoccupazione, va rilevato come il differente trattamento delle due ipotesi, nonostante gli emendamenti approvati, continui a incoraggiare l'agguato sulla questione di fiducia, piuttosto che la più trasparente assunzione di responsabilità di chi presenta una mozione di sfiducia. In definitiva, viene da chiedersi se ciò che si prevede in queste norme consentirà di ottenere in definitiva l'obbligo del disegno, l'obiettivo che si prefigge il disegno di legge, cioè la maggiore stabilità, oltre alla maggiore intelligibilità per gli elettori delle vicende politico-parlamentari. Scusate, ma io... Allora, mi permetto di dire che la risposta, appunto, sulla stabilità e intelligibilità prodotta è negativa, considerato che, come avviene oggi, contrasti interni alla maggioranza potrebbero sempre provocare una crisi di governo e l'apertura della scelta sullo scioglimento o meno delle Camere in capo al Premier o in capo al Capo dello Stato, a seconda di come si interpreterà la proposta, quindi ulteriore dubbio interpretativo. Per di più, si aprirebbe la possibilità del cambio di maggioranza, che potrebbe derivare dal secondo incarico al Premier eletto, in modo analogo a quanto avvenuto con la nascita del governo Conte II, o al parlamentare eletto in collegamento, che potrebbe aver organizzato un agguato al Presidente eletto tramite il mancato voto su una questione di fiducia, precostituendosi una maggioranza alternativa. Oltre a tutto ciò, l'infelice formulazione della norma che fa riferimento al rinnovato conferimento dell'incarico a un presidente in caso di morte o di impedimento permanente resta in questo quadro un dettaglio minore. E vengo alla questione del voto degli italiani all'estero, sperando di riuscire ad esaurirla. Allora, sappiamo che in occasione delle ultime tornate elettorali politiche le cronache hanno riportato notizie di irregolarità concernenti il voto per corrispondenza, la dottrina costituzionalistica ha segnalato le criticità presenti nella disciplina della legge 459 rispetto ai caratteri del voto di uguaglianza, libertà, segretezza e personalità, sappiamo anche che la Corte Costituzionale ha stigmatizzato negli anni le criticità di questa disciplina e da ultimo la Commissione Bassanini, istituita nel 2022 presso la Presidenza del Consiglio per studiare il problema dell'astensionismo, ha sottolineato il peso rilevante degli italiani all'estero rispetto alla totalità del corpo elettorale. Ad oggi questo peso raggiunge circa il 10% dell'elettorato. Ora, il disegno di legge, pur prevedendo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte di tutti i cittadini italiani, sembra non tener conto della presenza tra essi di quei circa 5 milioni residenti all'estero che, in quanto cittadini, non potrebbero essere esclusi dalla partecipazione a pieno titolo all'elezione del Presidente del Consiglio.
Dato l'indissolubile legame tra cittadinanza e diritto di voto, quindi l'inevitabile partecipazione degli italiani all'estero a tale elezione, il loro voto destinato a confluire nell'elezione di una carica monocratica non potrebbe che avvenire con pieno rispetto dell'uguaglianza del voto in uscita oltre che in entrata su base nazionale. Ora, noi sappiamo che la compressione del principio di uguaglianza del voto in uscita per quanto riguarda l'elezione delle assemblee rappresentative è ammessa e ritenuta ammissibile in generale per varie ragioni, il ritaglio dei colleghi, la governabilità, la questione di genere. E sappiamo anche che nel caso della rappresentanza degli italiani all'estero la disciplina costituzionale e legislativa produce una significativa compressione di tale principio, sottorappresentando la traduzione dei voti in seggi dei cittadini che votano all'estero rispetto a quelli che lo fanno in Italia. C'è dietro la storia dell'immigrazione di massa e quindi del fatto che il caso italiano è un caso particolare e quindi limitare il peso di questi voti ha un senso, trova una ratio nell'altrimenti enorme impatto che questi voti avrebbero sulla politica nazionale. Può essere utile per evidenziare questa peculiarità del caso italiano considerare l'esperienza vicino a noi della Francia, dove nel 2022 per le elezioni del presidente Macron il voto dall'estero dei francesi, che può essere espresso con diverse modalità, ha visto nelle elezioni appunto del presidente Macron la partecipazione di soli 500.000 elettori e il corpo elettorale complessivo è assolutamente molto vicino ai numeri del nostro corpo elettorale. In Italia nello stesso anno, con un numero di elettori solo sul territorio nazionale pari a 46 milioni, la partecipazione alle politiche degli italiani all'estero ha visto il voto di circa 1.250.000 elettori. A ciò si deve aggiungere, ritengo, la tendenza in crescita negli anni dei numeri della circoscrizione estero, oltre a doversi considerare la possibilità di maggiore propensione al voto per l'elezione di una carica monocratica che si potrebbe determinare nei cittadini all'estero per i quali è molto più difficile seguire e comprendere la politica italiana e le sue complessità. Quindi la considerazione per cui il voto degli italiani all'estero rischia di diventare decisivo, potendo l'attribuzione del premio di maggioranza derivare addirittura dai soli voti per il candidato premier provenienti dalla circoscrizione estero, mentre l'elezione delle Camere diverrebbe in larga parte indiretta grazie al premio in termini di seggi che il candidato vincente trascinerebbe con sé, induce a una preoccupata riflessione. E questa ipotesi mostra per di più la violazione degli articoli 44,3, 56,2, 57,2, cioè quelli che indicano quanti eletti vengono dalla circoscrizione estero. Perché il risultato di questo meccanismo sarebbe che oltre ai 4 senatori e 8 deputati, gli italiani all'estero contribuirebbero alle elezioni anche di tutti quegli altri parlamentari che derivano nel premio di maggioranza. Ora, una soluzione ci sarebbe, ma non c'è il tempo di dirla, l'ipotesi però che il candidato premier del Consiglio possa trascinare con sé una lista minoritaria portandolo a ottenere la maggioranza dei seggi in questo modo non si può escludere e questo ancora più emerge data l'indeterminatezza di quella che potrà essere la formula elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio. Rinvio al terzo scritto per l'ultimo punto che purtroppo, scusate, mi sono dilungata. Grazie, grazie. Professoressa, allora, senatore Cataldi, prego. La raccomandazione è sempre la stessa. Può spegnere? Grazie Presidente, grazie professoressa Calvano. Allora, un paio di domande. La prima è quella che riguarda questi nuovi poteri del Premier, perché a me sembra di capire che il nuovo Premier potrà decidere di dimettersi per qualsiasi motivo, dato che nella formulazione originaria dell'emendamento 4.2000 si faceva riferimento solo a dimissioni volontarie, tolta la parola volontaria, la parola dimissioni dovrebbe comprendere tutto, compreso le dimissioni volontarie, a prescindere da qualsiasi motivazione. In questo caso il Premier avrebbe il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere. E non è neppure più una vera e propria proposta, sembrava inizialmente si trattasse di una proposta, ma la parola può proporre è stata poi sostituita con la parola può chiedere. E il tenore letterale della formulazione finale lascia intendere che il Presidente della Repubblica non abbia voce in capitolo. Ora, affiancando a questi, non abbia voce in capitolo.
Quindi oggi a questo si aggiunge il fatto che dall'altro lato, l'altro potere dello Stato, quello del Parlamento, che non potrà più sfiduciare liberamente, esprimere un voto libero, perché questo voto sarà condizionato al ricatto politico che, se si vota la sfiducia, bisogna anche lì sciogliere le Camere. Quindi forse la stabilità viene, l'idea di stabilità viene riposta sulla convinzione che probabilmente i parlamentari non faranno un voto di merito, ma faranno un voto conservativo. Forse questa è l'intenzione del governo, non lo so, ma o il voto è libero oppure il voto è condizionato e quindi si crede che attraverso questo condizionamento si possa creare stabilità. Tutto questo, secondo lei, non compromette lo Stato di diritto e il bilanciamento tra i poteri dello Stato? E inoltre, questo sistema non potrebbe essere in conflitto con l'articolo 2 sul Trattato dell'Unione Europea, che pone tra principi fondamentali proprio lo Stato di diritto? Questa è la prima domanda. La seconda, sì, perdoni, ma però oggi sono da solo, una domanda che voleva porre la collega era proprio in relazione al fatto che lei ha parlato più volte, anche oggi, del voto degli italiani all'estero. Ecco, quindi qui voglio dire, cosa si deve fare anche a livello normativo? Stiamo intervenendo sulla Costituzione, il riferimento dovrebbe essere all'articolo 48,3, che invita sostanzialmente a delle deroghe, quindi a limitare un peso dei voti all'estero. Quindi che cosa significa? Che bisognerà cambiare anche l'articolo 48,3? Cioè va abrogato, modificato, bisogna trovare qualche altra soluzione? E sì, io direi che posso ritenere concluse le domande. Grazie. Perché grazie. La terza l'ho già inclusa nella prima. Grazie. Grazie senatore Cataldi, scusi ma i tempi sono sì, questi. Sono stato... Senatore Giorgis, prego. Poi senatore Parrini. Sì, grazie Presidente. Ma sono preziose queste audizioni. Se sforiamo di qualche... No, ma se sforiamo di qualche minuto, io penso che ne abbiamo tutti un giovamento, noi senatori. No, ma si tratta... Ma io dico solo che stanno venendo fuori cose interessanti. Se ci prendiamo qualche minuto in più... E allora, io vorrei sentire dalla nostra ospite, come dire... Alcuni approfondimenti. Io ho trovato molto interessanti i passaggi sul rispetto di fondamentali principi costituzionali che sono, diciamo, esplicitati più di quanto nel nostro dibattito abbiamo sottolineato. Cioè quell'elezione diretta solleva effettivamente qualche perplessità sulla conformità al principio dell'elezione diretta di un'elezione per trascinamento, cioè, perché modifica in profondità la natura del Parlamento e in questo bisogna ricordare che non ci sono, diciamo, eguali negli ordinamenti del mondo, forse anche per questo, proprio per non fare in modo che il Parlamento diventi un organo non più direttamente espressivo della sovranità popolare, perché se la composizione dipende da un'altra elezione, beh, non è più diretta. Però io e poi ho trovato veramente, insomma, decisivo il richiamo ad approfondire il tema degli italiani all'estero, perché noi rischiamo che coloro che stabilmente vivono e lavorano nel nostro paese non partecipino all'elezione e quindi in qualche modo alla definizione dell'indirizzo politico e delle leggi a cui sottostanno, e chi invece non ha mai messo piede in Italia determini la composizione del Parlamento e la definizione dell'indirizzo politico. È un tema enorme che io so che anche lei, Presidente, condivide e che io spero affronteremo prima di qualsiasi accelerazione o qualsiasi, diciamo, inopportuna approvazione di questo testo così com'è. Ma la domanda che voglio fare alla nostra ospite è questa, perché mi sembrava di aver capito prima, da precedenti interventi, che il testo così come modificato, così come non ammetterebbe più ribaltoni, cioè sarebbe impossibile che si verifichino dei ribaltoni, cioè che nascano dei governi sostenuti da maggioranze diverse da quelle che ne hanno caratterizzato la nascita. Io chiedo alla professoressa se anche lei, diciamo, ritiene che le modifiche impediscano la nascita di governi, oppure se invece, come a me parrebbe, insomma,
gli emendamenti non abbiano affatto risolto questo tema, semmai lo abbiano diciamo ampliato. E poi, se per cortesia ci dicesse due parole sul tema questione di fiducia, mozione di sfiducia. Cioè, è davvero possibile, stando all'interpretazione autentica, secondo la quale il voto di fiducia varrebbe a certificare, come dire, il tentativo di un'analoga legittimazione del Parlamento rispetto al Presidente del Consiglio, un tentativo non riuscito, perché è chiaro che se uno è composto in dipendenza dell'altro, però è un tentativo di far sorgere il ruolo del Parlamento a un peso politico rilevante verso il Presidente del Consiglio. Ma se è così, ma si può distinguere tra mozione di sfiducia e questione di fiducia? Perché se noi diciamo che non si può distinguere, allora l'interpretazione che la professoressa ha suggerito a mo' di così paradosso rischia di essere l'interpretazione corretta invece. Bene, grazie. Allora, senatore Parrini, poi ci sono altri? No, bene. Allora, senatore Parrini, prego. Sì, io prima battuta molto velocemente e col massimo della gentilezza esprimo rammarico per non aver potuto semplicemente al termine della precedente audizione chiedere al dottor Belletti di rispondere a due domande che avevo fatto e che non avevano avuto risposta. Tutto qua, Presidente, se mi avesse lasciato 10 secondi non ho capito, ma io non ho potuto fare la domanda. In questo caso chiedere è stato Presidente, scusa. Presidente, quindi, però io ho posto. Presidente, lei è l'unico qui dentro che si può fare le regole per sé. No, Presidente. Presidente, io non comprendo la sua aggressività. Comunque lo voglio. Sì, perché non ha capito quello. Non ha capito, ma non ha capito ciò che ho detto. Non ha capito ciò che ho detto. Quindi sta rispondendo a un'altra questione. Per cui il mio rammarico è doppio. Io ho detto che nel tempo assegnato ho fatto due domande a cui non c'era stata risposta, desideravo chiedere all'audito di rispondere, è altra cosa rispetto a quello che le ha detto. Lasciamo stare, comprendo che discutere è inutile. Allora faccio alla professoressa Calvano le domande che ho fatto al precedente audito senza ottenere risposta, almeno avrò l'opinione della professoressa Calvano. Io ho chiesto senza avere risposta che cosa accade quanto all'assegnazione del premio di maggioranza se il candidato premier viene eletto premier e le liste collegate al candidato premier in una o entrambe le camere non raggiungono il 40%. A me pare che il premio di maggioranza non si possa assegnare perché la Corte Costituzionale per le elezioni nazionali, quindi ogni richiamo alle elezioni regionali e comunali è del tutto improprio, ha stabilito che il premio di maggioranza non si può assegnare se non si raggiunge quella soglia. Se il premio di maggioranza non si assegna perché la soglia non è stata raggiunta, che cosa accade? Mi sembra una questione da valutare e da valutare in sede di riforma costituzionale, perché nel testo che ci vuole far approvare il governo sta scritto che sempre si assicura al premier eletto una maggioranza in seggi. Secondo me quell'affermazione è falsa. Questa era la domanda, mi sembrava interessante poter avere una risposta. La chiederò la risposta alla professoressa Calvano e poi ovviamente anche al professor Giuffrè quando interverrà, ma era utile anche sapere la risposta del professor Belletti. Seconda domanda vorrei farla. Prego. La seconda domanda a cui non ho avuto risposta è: quale giustificazione c'è perché l'Italia sia, ove passi questa riforma, l'unico paese al mondo in cui la formula di elezione della carica monocratica nazionale eletta direttamente non è scritta in Costituzione, visto che dall'Argentina al Brasile, da un capo dell'Unione Europea all'altro, ovunque si elegge un presidente direttamente, è scritto in Costituzione il modo in cui lo si elegge e la soglia con cui lo si elegge? Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri? Allora, se non ci sono altri, professoressa, pregandola ovviamente della sintesi, mi permetto anch'io di fare riferimento al suo passaggio quando ha detto ci sarebbe una soluzione per gli italiani all'estero, poi mi riservo di spiegarla. Poi a questo hanno fatto riferimento molti altri colleghi, quindi questo le tocca partire da lì. Cioè ci spieghi quale sarebbe secondo lei la soluzione. Prego. L'ho fatta apposta perché aveva un minimo di suspense. Allora. Noi ci siamo caduti.
Allora, Cataldi, per primo, lei diceva le dimissioni del Premier che chiede lo scioglimento al Presidente della Repubblica che non avrebbe voce in capitolo. La mia interpretazione è un po' diversa perché il termine proposta è inequivocabile. No, come c'è? In caso di dimissioni è stato eliminato volontario del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre. La seconda frase? Sì. Si è votato l'emendamento che era. È qui il problema. No, c'è un equivoco perché c'era una proposta di emendamento che poi non è stata formalizzata ed è stata rinviata all'Aula. Si immaginava di sostituire la parola proporre con la parola e quindi l'ho già risposto. Semplicemente la proposta implica anche una risposta negativa, è chiaro, altrimenti che proposta sarebbe? Io almeno riterei, stando alla lettera, al significato testuale delle parole, come insegna il codice. Poi lei evoca anche la questione dello Stato di diritto dell'Unione Europea, il trattato, l'articolo 2. L'Unione Europea, come è noto, ha approvato un regolamento sullo Stato di diritto che lega il rispetto dei principi dello Stato di diritto, che è una clausola molto ampia e generale, ai finanziamenti. Se voi non rispettate lo Stato di diritto, noi togliamo i finanziamenti, e questa minaccia è utilizzata soprattutto nei confronti di quei regimi liberali, Polonia e Ungheria, che hanno più volte avuto delle condanne dalla Corte di Giustizia. Ora, io proprio poco tempo fa, la coincidenza vuole che ho scritto un lungo articolo per dire stiamo attenti all'utilizzo di queste clausole così ampie e generali, perché domani o dopodomani verranno utilizzate nei confronti dell'Italia, perché Stato di diritto vuol dire anche procedimento legislativo trasparente con la partecipazione delle opposizioni, vuol dire anche garanzie nel processo, eccetera, eccetera. Alcuni di questi sono problemi aperti del nostro ordinamento, quindi già prima dell'eventuale riforma costituzionale noi non siamo totalmente in regola con quel regolamento. Però per, diciamo, onestà intellettuale si deve dire che quel regolamento è pensato per quei casi gravissimi di paesi dove mancano le garanzie minime dei diritti della persona, delle minoranze, giudici costituzionali destituiti o mandati in pensione anticipata. Ecco, speriamo di non arrivare a dover fare ricorso a quel regolamento. Poi, tengo per ultima la soluzione degli italiani all'estero perché me l'avete chiesta tutti. Allora, Giorgis chiedeva elezione diretta, nessun'altra esperienza. Ovviamente c'è l'esperienza delle regioni, ma noi dell'effetto di trascinamento, no? Dell'elezione a traino, dell'elezione indiretta, chiedo scusa. Quell'esperienza delle regioni, a mio avviso, non è lontanamente paragonabile, perché noi qui ci dobbiamo confrontare con il modello delle grandi democrazie. Non ci possiamo confrontare col modello di regioni che stanno avendo un'esperienza dal 2001 che non mi pare che sia un'esperienza di buon andamento di quel modello. Sono regioni che in molti casi hanno manifestato dei seri problemi di funzionamento del modello proposto dal titolo quinto. Quindi il modello a cui ci dobbiamo confrontare sono le grandi democrazie, questa almeno è la mia opinione. L'elezione indiretta dei parlamenti delle democrazie europee non esiste, che io sappia, poi correggetemi se sbaglio. Allora, poi, il ribaltone è possibile? Sì, naturalmente, perché se nella seconda frase si dice che può proporre entro 7 giorni lo scioglimento, che in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, può proporre entro 7 giorni, quindi può anche non proporlo, qualora non eserciti tale facoltà, per una sola volta gli viene conferito l'incarico di formare un nuovo governo. Questo nuovo governo non è detto che non possa essere sostenuto da una maggioranza diversa. La norma non lo esclude e quindi è assolutamente non solo possibile, ma anche, io direi, probabile, perché l'esito, secondo me, di queste due frasi è che l'ipotesi numero uno, mozione di sfiducia approvata, sarà recessiva, non si applicherà mai, e la regola diventerà l'ipotesi numero due, che è quella che apre all'interlocuzione col capo dello Stato, mentre il simul simul ovviamente è molto più scomodo per chi vuole far cadere il governo.
conviene molto di più la questione di fiducia, e a quel punto noi abbiamo un modello che è instabile come è instabile adesso, cioè paradossalmente tutto questo studio e questo approfondimento porta ad approvare una riforma che ci lascia negli stessi guai in cui stavamo prima, perché se io con la questione di fiducia posso, io governo ignaro, posso essere tradito da una parte della mia maggioranza che può far cadere il governo e la palla passa di nuovo nelle mani del capo dello Stato, cosa c'è di diverso rispetto a oggi? Io non vedo un miglioramento in termini di stabilità, né per gli elettori che guardano e dicono ancora una volta cambia il governo, noi avevamo votato pensando che ci fosse quello che abbiamo eletto noi, eccetera. Poi, Parrini, cosa accade... Ah no, l'ultima domanda di Giorgis era su, l'ultima domanda al senatore Giorgis era se questione e mozione si può distinguere. Io quello che volevo evidenziare era appunto che poiché il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo è uno solo, mettere in discussione quel rapporto, inevitabilmente portarlo a cessare, dovrebbe avere sempre le stesse conseguenze, gli stessi effetti. Andare a dissolvere quel legame, quel rapporto che è lo stesso tra maggioranza parlamentare e governo, non vedo come potrebbe produrre effetti diversi nei due casi, e comunque nel primo caso evidentemente ai parlamentari quegli effetti non convengono e non userebbero quella strada. Rispondo a Parrini e poi arrivo agli italiani all'estero, cosa accade del premio di maggioranza se non raggiungono le liste il 40%? Io penso che lo dirà la Corte Costituzionale cosa avviene. Nel senso che la Corte ha una giurisprudenza netta e chiara su questo tema, e quindi io non mi aspetto che possa invertirla improvvisamente qualora si immaginasse una legge elettorale che non rispetta quelle indicazioni. Quale giustificazione di eleggere un capo senza maggioranza? Anche qui penso che siamo al di fuori dell'esperienza delle democrazie liberali, o come le vogliamo chiamare, degli stati delle grandi democrazie. Per venire alla soluzione degli italiani all'estero, cerco di essere telegrafica. Allora, la soluzione inevitabilmente dovrebbe passare per una revisione costituzionale, che però mi sembra esclusa, diciamo, su un piano di fattibilità politica. Ci sono anche delle soluzioni che si possono apportare a costituzione invariata, e cioè intervenendo sulla disciplina legislativa. Le due soluzioni che io ho provato a immaginare sono: da un lato la modifica della legge sul voto per corrispondenza, cioè eliminare il voto per corrispondenza e ritornare a prima, quindi il voto degli italiani all'estero che si può esercitare semplicemente tornando nel comune originario, ed è una, diciamo, opzione che però mi sembra di andare in controtendenza rispetto a quella che è la tendenza non solo del legislatore italiano ma anche dell'evoluzione delle tecnologie. In molti paesi si vota via web, si usano vari strumenti, e oltretutto penalizzerebbe gli italiani temporaneamente all'estero, le forze dell'ordine, l'esercito. Quindi questa prima la dobbiamo eliminare. Eliminare il voto per corrispondenza dalla legge ordinaria si deve. La seconda è intervenire sulla legge sulla cittadinanza, perché la cittadinanza e lo ius sanguinis è alla base di tutto questo problema, perché questi sono milioni di italiani che non sono mai stati in Italia, spesso non parlano italiano, e che hanno la cittadinanza in applicazione in forza della legge 91 del 92 sulla cittadinanza. Io ritengo che una modifica della legge sulla cittadinanza che affidasse a un principio diverso e non allo ius sanguinis, quindi o ius soli o ius cole temperato, quindi con l'accesso ad un piccolo test di lingua, conoscenza delle istituzioni, può essere un quiz a risposta multipla, risolverebbe il problema. Però lei a questo punto mi obietterebbe: tutti quelli che ce l'hanno già la cittadinanza, ma nell'aggiornare le liste dell'AIRE, no? Degli iscritti all'AIRE dei residenti all'estero, l'aggiornamento periodico potrebbe prevedersi che introduca questo test. L'unica controindicazione è che questo significherebbe anche che i non cittadini sul territorio nazionale, in forza dello ius soli o dello ius scholae, guadagnerebbero la cittadinanza italiana, e questo forse non sarebbe, diciamo... Va bene. Va bene. La ringrazio. La ringrazio. Siamo già oltre i tempi possibili. E quindi, professor De Siervo, alla fine. No, tu domande non le puoi fare, però ti faccio parlare alla fine. Professor De Siervo, prego. Anche per lei i tempi sono quelli che abbiamo stabilito, certo, per tutti, anche se il mio compito è ingrato, che è quello di farli rispettare. Prego, professore. Ecco, la vostra commissione
ha lungamente esaminato il disegno di legge di revisione costituzionale 935, svolgendo una vasta opera di consultazione di molteplici soggetti sociali ed esperti di diritto costituzionale. Si sono così raccolte per lo più, però, devo dire, una serie di critiche più o meno radicali rispetto al testo originario. Per l'ambiente dei giuristi, il punto d'arrivo che si può citare sono le considerazioni, il giudizio finale a cui è giunto l'apposito paper di Astrid, a cui io non ho contribuito, ma hanno contribuito circa 35 colleghi, tra l'altro anche di diversa impostazione nei dibattiti degli ultimi anni sulle diverse proposte di modificazione costituzionale. Le conclusioni, come voi certamente ricordate, sono drastiche e si hanno scritto: esistono ragioni che rendono inaccettabile e inemendabile questo disegno di legge costituzionale, non solo per la sua inadeguatezza tecnica, ma anche per il suo contrasto con i principi che reggono le basi della nostra democrazia rappresentativa. Io complessivamente condivido questo giudizio, perché in effetti un premierato, come quello ipotizzato nel progetto costituzionale, costituirebbe una molto rilevante innovazione costituzionale rispetto a tutto il costituzionalismo democratico recente che noi conosciamo, e inoltre anche la qualità tecnica di alcune parti dell'originaria proposta governativa appariva sinceramente un po' sconcertante. La stessa presentazione del progetto ha oscillato tra la grande enfasi iniziale, ad esempio da parte della Presidente del Consiglio, sul contenuto di trasformazione del progetto, e la successiva sua rappresentazione piuttosto riduttiva da opera di alcuni ministri ed esponenti politici della maggioranza dinanzi alle prime obiezioni piuttosto corali e i diffusi rilievi critici. E in particolare, no, si è discusso tanto sulla riduzione, forte riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, che veniva negato da vari esponenti politici della maggioranza, ma sembra essere emerso abbastanza chiaramente che il disegno di legge costituzionale riduceva drasticamente i poteri presidenziali relativi al procedimento di formazione del governo e allo scioglimento anticipato delle Camere. Non bastava dire che no, le prerogative presidenziali non erano toccate, perché in realtà erano ristrutturati gli istituti che il Presidente della Repubblica avrebbe potuto utilizzare. Ora, i quattro ampli emendamenti presentati dal Governo al proprio progetto di legge costituzionale denotano, al di là delle giustificazioni ufficiali, che lo stesso Governo ha preso atto di alcuni difetti che erano contenuti nel DDL originario. Così pure può dirsi per gli ulteriori, assai più ridotti, emendamenti e subemendamenti deliberati dalla prima sottocommissione senatoriale. È da notare però che la nuova stesura del progetto non sembra aver cambiato la sostanza vera della proposta, né sembra perfino aver eliminato tutte le disposizioni errate che erano un po' contenute qua e là. Mi permetto ancora di leggere per indicarvela, come ancora nell'ultimo testo, se non ho letto male, ma ho guardato tante volte, il nuovo quarto comma dell'articolo 92 della Costituzione reciterebbe: il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. Il che mi sembra un insieme di parole messe a caso. Lo stesso, probabilmente, quello che intendevano andava scritto in un altro modo. Ma si potrebbe anche considerare l'utilizzazione nel recente dibattito, a quello che ho letto sui giornali, dell'errata opinione giuridica secondo la quale esisterebbero dimissioni volontarie e non già sempre obbligatorie, ove conseguano al voto contrario
al voto contrario del Parlamento su una disposizione su cui il governo abbia posto la fiducia. Tutta la prassi, tutte le ricostruzioni dottrinali degne di questo nome dicono che quando si pone la fiducia, la conseguenza sul non conferimento della fiducia, fosse anche su una virgola, sarebbe la caduta del governo. Quindi abbiamo fatto bene a togliere la parola volontaria. No, avete fatto male. Ah, ci spieghi perché allora. Adesso anche lei interrompe però. Prima ha detto che non si interessa. Ecco i privilegi. Capita che mi abbiano eletto presidente. No, allora. Democraticamente. Le rispondo dopo insieme a tutti gli altri. Ma qual è la sostanza? Andiamo alla sostanza inaccettabile contenuta nel testo di revisione costituzionale. Quattro i punti. L'inesistenza a livello comparato di una forma di governo analoga a quella che viene proposta risponde alla diffusa pericolosità di stabilizzare per un lungo periodo in un esponente politico un'enorme concentrazione di poteri come quella tipica del vertice dei governi, per di più mentre si riducono i poteri del Parlamento e quelli del Presidente della Repubblica. Questo è ciò che noi traiamo dalle analisi comparatistiche. Secondo, il Presidente della Repubblica, nel disegno di legge costituzionale, non perderebbe solo il potere di nomina dei senatori a vita e di scioglimento anticipato di una Camera, ma vedrebbe disciplinato in termini molto restrittivi il potere di nomina del Presidente del Consiglio, che sarebbe solo l'eletto dal corpo elettorale o un suo sostituto collegato nel caso di dimissione del Presidente del Consiglio eletto, e quello di scioglimento delle Camere, che sembrerebbe del tutto vincolato. Anche qui leggiamo le norme che avete scritto. Per il nuovo articolo 94 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, nelle tre ipotesi di scioglimento, procede allo scioglimento delle Camere, oppure scioglie le Camere, oppure lo dispone. Queste sono formule linguistiche che indicano un obbligo, che non lasciano discrezionalità all'esecutore, che in questo caso sarebbe il Presidente della Repubblica. Quindi i poteri del Presidente della Repubblica si atrofizzano. Non solo, quindi, verrebbe meno la possibilità di nominare un Presidente del Consiglio tecnico, ma il Presidente della Repubblica, un po' paradossale, sarebbe tenuto a conferire al candidato eletto l'incarico e a nominare e revocare su proposta di questi ministri, senza però che nella riforma costituzionale si siano disciplinati meglio i poteri presidenziali sui ministri. Perché questa è un'altra. Perché così come è scritto, sembrerebbe che la revoca possa essere anche discrezionalmente voluta dal Presidente del Consiglio e non oggettivata per alcune vicende particolari. Terzo punto, tutto ciò ridurrebbe, e questo è un punto che ho visto poco trattato, invece ed è importantissimo, ridurrebbe in modo radicale i poteri del corpo elettorale, chiamato solo a scegliere tramite un'unica votazione di tipo maggioritario da tenere ogni 5 anni sulle proposte avanzate dai vertici del sistema politico, senza che successivamente vi sia la possibilità di altre manifestazioni del suo giudizio e della volontà popolare, e valutazione della volontà popolare sull'attività di governo. Ciò avviene in tutti i regimi presidenziali e semipresidenziali del mondo. Allora, bisogna porsi anche questo problema. Se i sistemi presidenziali e semipresidenziali prevedono elezioni intermedie, meccanismi elettorali che possono esprimere il giudizio sul governo e sul presidente o sul presidente eletto, di questo bisogna farsene carico. Inoltre, la sommaria scelta per un sistema maggioritario senza la previsione di soglie, senza la previsione di ballottaggi, espone oggettivamente a fortissimi rischi di trattamenti diseguali cittadini elettori. Anzi,
Vorrei che rifletteste l'evidente volontà di assicurare il massimo numero di voti al candidato per la presidenza del Consiglio e la successiva piena fedeltà dei suoi parlamentari eletti spingerà inevitabilmente il presidente, il candidato alla presidenza del Consiglio, ad influire sulla composizione delle liste elettorali, così riducendo radicalmente le scelte autonome dei partiti e dei cittadini elettori. Cioè bisogna stare anche attenti a ciò che produrrebbe questa forma di governo sul sistema politico. Ultimo punto, quarto e ultimo punto, se uno dei massimi problemi che noi conosciamo, attualmente esistenti nel funzionamento dei regimi parlamentari, consiste nella troppo accentuata influenza del governo sulla produzione legislativa primaria, decreti legislativi, leggi di finanza pubblica, DPCM, grandi mozioni di fiducia, mozioni di fiducia, una riforma costituzionale come quella proposta invece legittima proprio il dominio dell'esecutivo sul potere legislativo. In piena contraddizione quindi con le diffuse tendenze a far recuperare al Parlamento il suo tradizionale potere legislativo. Grazie. Grazie professore. Allora passiamo ovviamente alle domande. Chi vuole intervenire? Senatore Cataldi, prego. Professore, spenga per cortesia il pulsante. Grazie. Grazie Presidente. Professore, la prima domanda che vorrei farle è se ci può dare una sua interpretazione dell'emendamento 4.2000 nella parte in cui sono messe insieme due parole, ossia per quanto riguarda il Presidente del Consiglio la possibilità di proporre, quindi si fa riferimento a una proposta, e l'altra parte in cui quando si fa riferimento al Presidente della Repubblica questo imperativo categorico lo dispone. Lei prima aveva fatto riferimento all'utilizzo, no, di alcuni di un drafting insomma costituzionale. Siccome nel dibattito in commissione mi era sembrato che la maggioranza avesse la volontà esplicita di limitare il potere del Presidente della Repubblica e quindi di imporlo in un'univoca direzione, vorrei avere un suo parere in merito. Vorrei anche chiederlo in relazione a questo, diciamo, se dovesse sussistere questo svilimento del ruolo del Presidente della Repubblica alla contestuale riduzione del potere di sfiducia del Parlamento che verrebbe condizionato dalla regola del simul, non c'è un'alterazione del bilanciamento dei poteri, non viene compromesso lo Stato di diritto e non vengono meno i principi e i diritti fondamentali e i principi democratici? Questa è la prima domanda. Un'altra domanda più veloce, si parla di questa elezione contestuale del Presidente del Consiglio e del Parlamento, anche questo può costituire un pericolo per il bilanciamento dei poteri e per la democrazia? L'ultima, sono brevissimo, ci può spiegare se le forme di governo sperimentate nei comuni e nelle regioni sono adatte o meno al governo dello Stato e se non sono adatte ci può spiegare perché? Grazie. Grazie senatore Cataldi, altri? Senatore Giorgi, prego. Grazie. Chiedo anche a lei, professore, ciò che ho chiesto alla professoressa Calvano, cioè se ritiene ragionevole da un punto di vista costituzionale distinguere gli effetti della venuta meno del rapporto di fiducia, così come configurato in questo disegno di legge, a seconda che la venuta meno del rapporto di fiducia si determini a seguito di una mozione di sfiducia oppure si determini a seguito della bocciatura di una proposta di legge sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia. I due commi dell'articolo 4 sembrerebbero a prima lettura distinguere radicalmente queste due ipotesi, ma forse soltanto a prima lettura. In ogni caso dipende se ha una logica, se ha una ragione d'essere il distinguere gli effetti della venuta meno del rapporto fiduciario, appunto a seconda che sia mozione o questione di fiducia. Poi nel merito condivido molto la sua preoccupazione
Penso anch'io che sia difficile tenere insieme pluralismo e sottoposizione del Parlamento al governo attraverso un meccanismo di legittimazione qual è quello prefigurato dalla logica dell'elezione per trascinamento o, come è stato giustamente detto, in parte indiretta. Grazie, ci sono altri? Allora, se non ci sono altri, professore, le volevo fare io due domande. La prima è se ci spiega perché abbiamo fatto male a togliere liberamente. Me l'aveva promesso, poi non me l'ha spiegato. Volontarie, mi sono confuso. Volontarie. Sì. È stato approvato all'unanimità dalla Commissione l'emendamento che ha tolto la parola dimissioni volontarie e ha lasciato soltanto dimissioni. Quindi se ci spiega perché abbiamo sbagliato, visto che prima ci ha detto che abbiamo sbagliato. E poi le volevo chiedere, perché mi sembra aver capito che, secondo lei, la formulazione dell'articolo 4, anche così come è emendato, prevede, diciamo, un atto vincolato a carico del Presidente della Repubblica nel momento in cui il Presidente del Consiglio, eletto, propone di sciogliere le Camere. Perché la norma dice può proporre, il Presidente del Consiglio può proporre, il Presidente della Repubblica lo dispone. Se ho capito bene, per lei è un atto vincolato e tuttavia abbiamo ascoltato poco fa la professoressa Calvano dire esattamente il contrario, dire che invece rimane un margine di discrezionalità in capo al Presidente della Repubblica. Quindi vorrei capire qual è la sua opinione, perché mi pare di aver capito che sia contraria a quella della professoressa Calvano. La ringrazio. Sì. Comincio su un punto che va chiarito una volta per tutte. Non si può paragonare la forma di governo degli enti locali a quella dello Stato. Gli enti locali sono enti pubblici amministrativi che operano nella tutela di numerosissime leggi che ne delimitano i poteri e l'area in cui si possono muovere. I controlli sui comuni sono molto intensi, molto. Paragonare questo al potere di un leader di una grande democrazia vuol dire costruire delle cose inesistenti, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ha poteri nelle relazioni internazionali, non solo politici, ma amministrativi, diciamo politici operativi esterni, relazioni internazionali, nella politica della sicurezza ordinaria e straordinaria, nell'ambito delle forze armate, ha poteri enormi sul sistema della Banca d'Italia e sulla finanza pubblica, sul sistema bancario privato. Cioè, voglio dire, è come paragonare un sindaco, anche il più grande presidente della regione e un presidente del Consiglio, è paragonare un bimbo e un gigante, insomma. È qui che nasce il problema. D'altra parte, io ripeto, attenzione, il diritto comparato serve. Quando i nostri costituenti hanno discusso di che forma di governo dare, si sono riferiti alle forme di governo esistenti e praticate nell'ultimo secolo precedente. Ecco, allora, che adesso non ci si inventi una forma di governo inesistente in cui andiamo a vedere che l'unico esempio possibile sono qualche anno in Israele, no, cioè, voglio dire, ci deve far nascere un problema di riflessione. Perché non si è fatto in quegli... Il sistema democratici sono costruiti sul Parlamento, sulla forza rappresentativa degli eletti.
Questo è il motore del sistema. Non un uomo che designa i suoi consulenti legislativi. Insomma, questo proprio non esiste. E quindi si passa dalla forma di governo alla democraticità del sistema. Questo è un punto di grandissima importanza. Poi do ragione in questo al nostro presidente di commissione. No, io ho parlato del discorso delle dimissioni volontarie come un riferimento alla acultura di alcuni giovani giuristi o meno giovani giuristi. Cioè, il fatto stesso di discuterne è una follia, perché le dimissioni per mancanza della fiducia parlamentare sono sempre dimissioni. La fiducia esige che se la fiducia non c'è, non c'è il governo. Quindi avete fatto bene a togliere il riferimento a volontari, ma nel senso che non se ne doveva neanche discutere. Non se ne doveva neanche discutere. Poi cos'altro? No, anche lì il riferimento ai poteri del Presidente della Repubblica nello scioglimento. Ciò che a me colpisce è che le previsioni, le diverse, sono tre previsioni se non ho contato male, in cui quella che sarebbe la nuova normativa costituzionale prevede l'intervento di scioglimento da parte del Presidente, sembrano sempre o quasi sempre atti vincolati. Cioè il Presidente della Repubblica non ha più... Io da ragazzo, quando frequentavo le lezioni di Paolo Barile nel 1960, ahimè, quindi in un altro secolo, in un altro millennio, ricordo che Barile parlava anche di scioglimento per motivi di ordine pubblico, scioglimento per turbative nella dialettica politica. Ecco, rimangono queste forme di potere importantissime del Presidente della Repubblica di provocare un'interruzione della legislatura per motivi, noi diremmo, di legalità repubblicana? E anche questo bisogna forse... Allora, il potere del Presidente della Repubblica è un potere generale di scioglimento. Poi, quando tocca la sorte di un governo, è condizionato da richieste, stimoli, ma non è che noi possiamo presupporre che non c'è più, che non c'è in generale il potere di scioglimento. Cioè, voglio dire, di questo nessuno di noi è così iettatore da ipotizzare, no? Lotte politiche che si trasformano in lotte fisiche. Però negli ultimi anni, ahimè, nessuno di noi pensava alle guerre in Europa, insomma. Quindi, prima di rinunziare in tutto o in parte a poteri di riequilibrio di grande rilevanza, stiamo attenti, stiamo molto attenti. Forse ho finito. Grazie. Sì, almeno insomma un emendamento giusto l'abbiamo fatto. Ma figurarsi. Grazie professore, mi scusi se io devo però sempre incalzare per il rispetto dei tempi, ma alle 4:30 c'è aula. Prego professor Giuffrè, anche a lei chiedo scusa in anticipo, ma dobbiamo, ci siamo dati dei tempi e li dobbiamo rispettare. Prego, anche per lei 10 minuti. Grazie. Grazie. Ho ascoltato in maniera frammentaria le audizioni di questa mattina, ho ascoltato ovviamente quelle di questa sera e
Presidente De Siervo mi permetterà di essere amichevolmente e affettuosamente impertinente. In che senso? Nel senso che ha citato l'elaborazione di Astrid sul progetto di riforma, sostanzialmente dicendo che è stato bocciato completamente da 35 giuristi. Beh, io ricordo che c'è stato un altro convegno organizzato dalla rivista Federalismi al CNEL, convegno al quale hanno partecipato circa 60 costituzionalisti o comunque professori di diritto pubblico e filosofi del diritto, nel quale sono emerse alcune indicazioni invece di segno contrario. I contributi sono pubblicati sulla rivista Federalismi, ancora la riforma non era stata plasmata così come è venuta fuori dalla commissione parlamentare. Ciò che rilevo, e qua sta l'impertinenza di cui Presidente De Siervo mi scuserà, sta nel fatto che ha avuto l'impressione che alcune opzioni di natura politica o culturale, legittime sul piano politico e culturale, vengano, come dire, diffuse con il crisma della scientificità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che qui, a mio avviso, la scelta, che è una scelta politica e che spetta alla sovranità del Parlamento, nella misura in cui esercita i poteri di revisione costituzionale, sta nella dicotomia fra modelli nei quali la scelta della maggioranza e le articolazioni, le formule politiche spettano al Parlamento e ai gruppi parlamentari, e modelli nei quali invece non è possibile montare e smontare maggioranze in Parlamento, mentre la scelta viene assegnata agli elettori. È questa la divisione di fondo. Non possiamo assegnare il crisma della scientificità ad una opzione che è politica e culturale, non giuridica. Questo, a mio avviso, è fondamentale, perché ognuno può avere le proprie visioni. Può scegliere un sistema piuttosto che un altro sistema, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che è una scelta che spetta al Parlamento sovrano e agli elettori, se saranno chiamati col referendum a pronunziarsi. Da questo punto di vista, e mi riferisco anche alle cose che ha detto il professor Kelly questa mattina, è vero che la nostra forma di governo parlamentare voluta dai nostri costituenti è servita a comporre il pluralismo e a riconciliare, diciamo così, la nazione in un periodo di grandi fratture. Ma non dobbiamo dimenticare che quella forma di governo si reggeva su un pilastro fondamentale, importantissimo, che erano i partiti politici di massa, fortemente legittimati nel Paese e che avevano l'autorevolezza, facendo la cinghia di trasmissione, come ci diceva Mordati, di fare le sintesi e quindi comporre e scomporre le maggioranze in Parlamento. Questo meccanismo è venuto meno, è entrato in crisi, diciamo, con il crollo del muro di Berlino, con la crisi di tutti i partiti all'indomani di Tangentopoli. E quindi è necessario, a mio avviso, trovare la soluzione giuridico-costituzionale per colmare quel fossato nella legittimazione delle istituzioni che si è inevitabilmente determinato quando i partiti sono venuti meno. E il nostro, la formula che è stata prescelta, a mio avviso, con gli emendamenti di cui stiamo discutendo oggi, va in questa direzione. È un'opzione precisa ma coerente. A questo proposito, colgo l'occasione per dire che anch'io ritengo assai opportuna la modifica della disposizione che prevedeva le dimissioni volontarie o meno, perché io sono d'accordo, nonostante sia uscita una cosa diversa sui giornali, io sono d'accordo nel fatto che la mancata approvazione di una questione di fiducia determini l'obbligo di dimissioni. E quindi è stato altamente opportuno modificare la norma. E sono d'accordo su questo con il professor De Siervo. Perché
è opportuno. Perché il potere di scioglimento nelle mani del premier direttamente eletto è un elemento, potremmo definire una clausola di razionalizzazione delle forme di governo, che è presente in numerose forme di governo, anche nel modello Westminster, anche nel modello semipresidenziale francese, e che vale a determinare un equilibrio fra Parlamento e governo. Se nella Gran Bretagna il Premier chiede al re lo scioglimento dei comuni, il re è obbligato a sciogliere i comuni. Se il Presidente della Repubblica francese, in un modello semipresidenziale, decide di sciogliere le Camere, magari per avvantaggiarsi di un momento elettorale favorevole o per in qualche misura esercitare una forza dialettica nei confronti del Parlamento, le Camere sono sciolte e non è detto che in quel modello le cose vadano come si auspicava il Presidente della Repubblica. Io mi ricordo, per esempio, una delle prime coabitazioni nacque da un errore di valutazione di Mitterrand, che, pensando di rafforzare la maggioranza dell'Assemblea nazionale, sciolse l'Assemblea e si ritrovò invece una maggioranza di segno diverso e fu costretto a nominare Chirac primo ministro. Quindi il potere di scioglimento è un elemento che vale a mettere in equilibrio gli elementi della forma di governo. Abbiamo un Presidente del Consiglio direttamente eletto e una maggioranza che continua a svolgere un ruolo dialettico con l'esecutivo, sapendo però che ovviamente c'è il potere che bilancia la possibilità di mettere in crisi il governo, che è appunto il potere di scioglimento. Non è un elemento che deve suscitare scandalo, perché, ripeto, è una clausola presente in numerosissime forme di governo ed è un pilastro fondamentale dell'equilibrio che si raggiunge in queste forme di governo. Peraltro, devo dire, anche il riferimento alle novità, alla novità, diciamo, di una forma di governo non sperimentata, a mio avviso non coglie nel segno. Per quale ragione? Perché, innanzitutto, ho fatto l'esempio del modello francese. Il modello francese era un modello nuovo, era un modello su cui molti non avrebbero scommesso un euro, e invece è un modello che ha dato prova di buon funzionamento, anzi è diventato uno dei modelli di scuola a cui spesso si fa riferimento. Anche nel nostro paese si è fatto riferimento al modello semipresidenziale francese, anche se poi con una opportuna scelta di mediazione, al tentativo di allargare il consenso, si è optato per una formula diversa. Quindi non è detto che formule nuove non siano funzionanti. E lì il riferimento al modello israeliano è un riferimento assai poco conducente, nella misura in cui questa forma di governo funziona con una legge elettorale su cui, come dire, il legislatore della revisione può porre solo dei principi di riferimento, come avviene. Funziona allorché vi sia una maggioranza parlamentare o un sistema proporzionale con un premio di maggioranza o un maggioritario. In Israele questo non può avvenire, perché sappiamo che Israele ha peculiarità dal punto di vista culturale, etnico, religioso, che rendono impossibile accoppiare a quella forma di governo una legge elettorale che non dia conto della frammentazione pluralistica della società israeliana e arabo-israeliana. Quindi anche il riferimento alla limitata esperienza israeliana, a mio avviso, da questo punto di vista non è conducente. Un riferimento all'emendamento che in qualche modo come dire, formalizza quei poteri che erano stati riconosciuti come propriamente presidenziali.
Bene, in questo caso non si fa altro che compiere un'opera di manutenzione costituzionale, come dire, adeguando ciò che era stato già acquisito o con il lavoro della Corte Costituzionale, pensiamo al caso del potere di grazia, no? O con le consuetudini, le convenzioni o anche la prassi costituzionale. E sotto un certo profilo quindi si è come dire, fatta chiarezza. Ma con riferimento a queste previsioni colgo l'occasione per dire che a mio avviso non vi è nemmeno apprezzare una sorta di limitazione dei poteri del capo dello Stato, perché se noi facciamo riferimento al modello costituente, il modello di capo dello Stato che emerge dai lavori dell'Assemblea Costituente e dai primi decenni di storia repubblicana, era un modello di capo dello Stato che rappresentava una sorta di strumento di garanzia passiva. Strumento di garanzia passiva che era corrispondente ad una realtà nella quale, come dicevo in principio, i partiti politici erano i veri reggitori dello Stato. Il capo dello Stato quindi doveva solo favorire la dialettica tra i partiti politici, e questa è anche la ragione per cui le crisi erano tutte crisi extraparlamentari, perché i veri sovrani erano i partiti fortemente legittimati. Quando accade che i poteri del capo dello Stato si trasformano da poteri di garanzia passiva a poteri di garanzia attiva? Da quando è che la fisarmonica dei poteri presidenziali si allarga, talvolta raggiungendo limiti, hanno lasciato qualche perplessità negli studiosi di diritto costituzionale? Quando il sistema entra in crisi proprio perché i partiti politici perdono legittimazione, quando le leggi elettorali non ci consentono più di disporre di maggioranze chiare e stabili in Parlamento. Ed è in quel momento che il capo dello Stato assume spesso un ruolo di supplenza che non era certo quello voluto nel disegno dell'Assemblea Costituente. Quindi in questo caso non è corretto, a mio avviso, parlare di limitazioni dei poteri del capo dello Stato. È la rimozione delle cause che determinano l'instabilità politica, la delegittimazione del Parlamento, l'incapacità di formare una maggioranza, che riconduce i poteri del capo dello Stato a quel ruolo di garanzia passiva che i nostri costituenti hanno inteso assegnare al Presidente della Repubblica. Ho finito il tempo, mi fermo. Grazie, sì, anche per lei qualche minuto in più, ma insomma eravamo già oltre i 13 minuti. Ci sono domande? Sì, io. Allora, senatore De Cristofaro, poi senatore Cataldi, per questa volta è arrivato secondo. Senatrice Musolino, prego. Giorgis, prego senatore. Sì. No, grazie. In realtà era una a metà strada tra una domanda e una considerazione. A partire dal suo ragionamento iniziale, lei ha iniziato dicendo alla fine qui si misura una differenza politico-culturale, diciamo così, tra chi è più propenso a un sistema propriamente parlamentare come quello attuale italiano e chi invece è più propenso a un meccanismo di elezione diretta, per cui si prende atto serenamente che ci sono queste due scuole di pensiero e quindi in qualche modo. Io le vengo incontro su questo punto, però la domanda che le faccio invece va poi in una direzione diversa da questo ragionamento. Ora lo dico a partire da me, che per esempio mi iscrivo a una delle due scuole di pensiero, nel senso che penso che addirittura nell'attuale fase della crisi delle democrazie occidentali l'elezione diretta comunque si fa è sempre sbagliata. Non le sto a spiegare le ragioni, perché contano veramente relativamente il mio pensiero e conta per quello che conta. Però la domanda invece ha a che fare con questo punto. Ed è questa, non vale anche all'incontrario, cioè volendo riconoscere che esista per l'appunto una tesi politico-culturale per cui invece si pensa che l'elezione diretta possa essere più funzionale alla crisi democratica che c'è oggi
nelle società occidentali, però forse l'elezione diretta si può fare in tanti modi differenti. E io penso che la strada che è stata scelta in Italia è il modo peggiore per fare l'elezione diretta. Per esempio, le domando, ma lei qualcosa ha detto su questo nella sua relazione, non trova perlomeno discutibile che questa vicenda dell'interruzione del rapporto fiduciario tra il governo e il Parlamento, a seconda di come capita, comporta conseguenze differenti? Cioè, in un caso, quando c'è una mozione di sfiducia, porta al simul simul. In un altro caso, porta a tre opzioni differenti. Se lo dice il Premier, simul simul. Reincarico e possibile invece addirittura passaggio di mano a un secondo Premier. Ecco, per esempio, a me questa pare una cosa discutibile, il fatto che a seconda di come si interrompe il rapporto di fiducia, se per l'appunto le condizioni che hanno determinato questo evento cambino poi l'esito dell'evento stesso. Oppure ancora, ma sempre dal punto di vista di chi è d'accordo con l'elezione diretta, non trova discutibile che non si sappia ancora oggi nella riforma come si immagina effettivamente di eleggere il primo ministro, quale soglia c'è, se c'è un ballottaggio, se non c'è. Tutte cose che riguardano per l'appunto il campo dell'elezione diretta, non l'altro. Quindi anche volendo ammettere che l'elezione diretta possa essere una risposta alla crisi attuale, non trova però la riforma così come è stata concepita comunque, non voglio dire piena di incongruenze perché non voglio essere offensivo con nessuno, ma perlomeno contraddittoria su alcuni aspetti, finanche dal punto di vista di chi la propone? Grazie senatore De Cristofaro. Senatore Cataldi, prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Professore, le farei una domanda insomma sul premio di maggioranza, anzi due domande. La prima è se lei è d'accordo sul fatto che il premio di maggioranza è comunque un correttivo, quindi una sorta di distorsione del principio di rappresentatività, nel senso che diciamo la minoranza più grande che non è maggioranza diventa fittiziamente maggioranza. E quindi da questo punto di vista le chiedo se secondo lei è corretto inserirlo come principio costituzionale piuttosto che inserirlo all'interno di una legge elettorale. E, soprattutto se non ritiene che sia problematico inserire come principio costituzionale un premio di maggioranza senza definire qual è il perimetro di operatività, quindi lasciare questa norma così che poi rimane indefinita, a meno che non si voglia fare poi riferimento sia a quello che dice la Corte Costituzionale, ma una volta che si mette mano alla Costituzione, secondo me o lo si fa per bene oppure tanto vale occuparsi di questo nella legge elettorale. Questa è la prima domanda. La seconda: lei è componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi no, è stato scelto dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza qualificata. Il premio di maggioranza applicato agli organi di garanzia, tra questi c'è anche il Presidente della Repubblica, questo premio di maggioranza non va a compromettere in qualche maniera, non va a condizionare questa scelta nel momento in cui viene creata una rappresentatività fittizia. Cosa può dirci su questo? Grazie. Grazie senatore Cataldi. Senatrice Musolino, prego. Sì, grazie Presidente. Allora professore, io come Italia Viva, a noi tocca qui un ruolo un po' difficile, nel senso che noi talvolta, io dico sempre che siamo un po' più realisti del re, perché rappresentiamo la volontà di questa elezione diretta del Premier senza però queste altre regole che la maggioranza continua a mettere, diciamo questi strumenti di conservazione, queste ipotesi in cui il venir meno della fiducia non determina lo scioglimento delle Camere. E arriviamo all'emendamento appunto al 4.2000, che peraltro è un testo, quello che lei ha potuto vedere, che non sarà probabilmente quello che poi affronterà l'esame dell'Aula, perché verrà sicuramente riformulato in aula, perché c'era un tentativo di diciamo emendarlo qui in commissione che poi non è stato diciamo possibile portare avanti perché avrebbe aperto il termine ai subemendamenti e quindi c'era una certa diciamo desiderio di concludere questo esame, quindi arriva in questa formulazione, ma già sappiamo che verosimilmente verrà diciamo migliorato, perché evidentemente diciamo lascia aperte dei dubbi interpretativi che voi avete chiaramente esemplificato
sia come ha fatto la professoressa, che lo ha, diciamo, portato a una sua, come posso dire, eccesso di interpretazione, che poi è quella che io preferisco, perché io quando esamino un testo di legge dico sempre, vado sempre per l'ipotesi che possa... Sì, 4.2000, sì. Vado sempre per l'ipotesi che può sembrare più assurda, ma che poi la realtà non è detto che ci risparmi, che si verifichi. Sia, come ha detto lei prima, in cui ha detto io sono d'accordo che in entrambi i casi, sia che sia una mozione di fiducia, sia che sia una questione di fiducia, questo porti alle dimissioni e allo scioglimento. Quindi che cosa osta all'accettare che effettivamente se si rompe il rapporto di fiducia che esiste tra il premier eletto dagli italiani, quindi eletto direttamente, è il governo che lui ha formato e quindi la maggioranza del Parlamento lo dovrebbe sostenere, perché non si può andare direttamente allo scioglimento delle Camere? Qual è il motivo per il quale questo romperebbe, diciamo, gli equilibri parlamentari? Lasciamo le ipotesi, ovviamente morte, impedimento permanente, decadenza del Presidente del Consiglio, ovviamente non possiamo restare senza nulla, allora il Presidente della Repubblica chiaramente provvede a tentare di trovare un nuovo presidente che possa portare avanti il governo. Ma nel caso in cui questo rapporto salta, ma perché si deve tentare un rimaneggiamento e peraltro distinguere tra due ipotesi che incominciano a diventare quasi causidiche? Perché mozione di fiducia sì, questione di fiducia no. E poi, come dice la professoressa, si può dare il caso che alla fine il premier non ci si arrivi mai, stia molto attenta a non arrivarci mai, così poi non sarà obbligato, o metta lui in scacco alla fine la maggioranza e dica adesso vi metto una mozione, facciamo arrivare a questo punto e poi vediamo che cosa fate. Quindi che sembrerebbe come se per uscire dai giochi della, diciamo, strategia parlamentare si finisse per entrarci dentro ancora peggio, e questa è la mia prima domanda. La seconda è quella invece a riferimento alla legge elettorale, cioè nel testo originario era previsto un premio di maggioranza al 55% secco. Ovviamente questo ha determinato non poche critiche e osservazioni anche da parte dei professori che sono stati auditi, e il governo, dando prova di avere effettivamente ascoltato quelli che sono stati i suggerimenti, le critiche, eccetera, ha eliminato il riferimento al, diciamo, numero in cui si attesta questo premio di maggioranza, ma ha lasciato il principio, il premio di maggioranza. Ma inserire la previsione di un premio di maggioranza all'interno della riforma della Costituzione, quindi in questo testo, senza prevedere però al contempo come si raggiunge questo premio di maggioranza, perché noi parliamo di un'elezione di tre corpi diversi, Senato, Camera e Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi sappiamo che ci dobbiamo arrivare con tre schede diverse, sappiamo che si deve raggiungere un premio di maggioranza, ma non viene toccato il tema né di quale sia la percentuale da raggiungere, né se è previsto un possibile ballottaggio fra due candidati che non riescono a raggiungere nessuno dei due questo premio, ma si attestano a una certa soglia entrambi. La domanda quindi è questa: si può fare un riferimento del genere all'interno della riforma e quindi inserirlo in Costituzione senza dettagliarlo? E visto che non è dettagliato, non sarebbe meglio evitare di inserirlo in questo testo e poi lavorare contemporaneamente, non successivamente, contestualmente alla riforma elettorale? Grazie. Grazie, senatrice. Allora, senatore Giorgis, prego. Grazie. 20 minuti, quindi. No, ma non si vota, non si vota, non c'è una discussione generale. Quindi si può andare avanti anche fino alle 7. No, no. Va bene, meglio così. Senatore Giorgi, prego. Grazie. Ma io sono rimasto colpito dalla sua introduzione, professore, e io devo dire che forse con un po' di ingenuità, ma non mi rassegno all'idea che il diritto costituzionale sia solo il regno delle opzioni, delle preferenze politiche. Ci deve essere, se no non è più una scienza, un qualche cosa sul quale tutta la comunità conviene, qualche principio che si considera fondamentale. Poi lo sappiamo che la discussione su quali siano i principi fondamentali immodificabili contenuti nella Costituzione è una discussione aperta. Ma su qualche cosa bisognerà pur convenire, perché se non si conviene più su niente dal punto di vista scientifico, noi abbiamo, diciamo, inferto un colpo alla Costituzione, oltre che al costituzionalismo, davvero senza precedenti. Ecco, allora, in questo quadro io, ripeto, con un po' di ingenuità, però mi ostino, anche ricoprendo un ruolo politico, sia chiaro,
Ma mi ostino a cercare di distinguere, no? È faticoso. Io probabilmente commetterò parecchi errori, però ci provo a distinguere tra ciò che è una mia opzione, diciamo, politica, da ciò che è un limite costituzionale che sarebbe bene non superare. E questo, guardi, è una, diciamo, un esercizio faticoso che in alcuni momenti comporta anche il dissenso dalle proprie appartenenze politiche. Ecco, fatta questa premessa, io le chiedo, ma il testo, così come è oggi, per come è diciamo, definito oggi, non le sembra un testo che in maniera del tutto irragionevole, in maniera del tutto sproporzionata, comprime quelle fondamentali esigenze di partecipazione democratica che l'articolo 49 individua attraverso la mediazione organizzata? Perché è indubbio che i partiti siano in crisi. Però adesso, nella mia veste parlamentare, mi consenta un'iperbole. Anche la pubblica amministrazione è in crisi. Però al momento a nessuno è venuto in mente di dire smantelliamo i presidi di pubblica sicurezza e affidiamoci tutto al Far West e all'uso personale della sicurezza. Adesso, poi magari qualcuno ha anche, diciamo, paventato, ma ci sono delle istituzioni in crisi, ci sono delle istituzioni che sono presupposte per l'esercizio dei diritti. Ci sono dei diritti che senza un'istituzione amministrativa, senza un corpo intermedio, non possono essere esercitati. I diritti politici sono così. Il diritto politico, che lo riduciamo al solo voto, è poca cosa. Il diritto politico è partecipazione, è confronto. Ora, alla crisi dei partiti io non mi rassegno con una risposta che dice bene, disintermediamo, investiamo direttamente un capo decidente e costruiamo anche il resto della forma di governo a sua immagine e somiglianza. Perché questa strada non ha precedenti in nessun paese, non per caso, ma poi alla fine io temo che oltre a compromettere il pluralismo e la partecipazione politica, indebolisca, renda poi alla fine tutto fragile. Allora, se, come lei ha giustamente detto, nel nostro paese c'è una crisi ancora tuttora drammatica dei partiti politici, perché non partire da una riforma dell'articolo della disciplina dei partiti? Perché non attuare l'articolo 49? E poi dopo manutenere la forma di governo? Perché altrimenti principi fondamentali vengono intaccati. Io penso che venga intaccato un principio fondamentalissimo se noi rinunciamo alla partecipazione organizzata, mediata, quella che è fatta di corpi intermedi. Grazie, senatore. Senatore Parrini, poi Lisei. Senatore Giorgis. Professore, noi abbiamo contestato apertamente il sistema dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, anche osservando che in nessun paese democratico in cui il capo dello Stato non coincide col capo del governo, paese democratico o ordinamento repubblicano in cui il capo dello Stato non coincide col capo del governo, c'è l'elezione diretta del capo del governo. Però a un certo punto abbiamo deciso anche di fare emendamenti che, prendendo atto della ostinazione della maggioranza sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, andavano in una direzione, io credo, giusta. Si crea una figura con così tanto potere per non compromettere gli equilibri costituzionali. Affianchiamo a questa figura con così tanto potere e con così forte legittimazione dei contrappesi. E nei nostri emendamenti abbiamo provato a indicare dei contrappesi costituzionali, ovviamente, perché solo quelli contano. Per esempio, sarebbe stato un contrappeso l'elezione autonoma e quindi realmente diretta del Parlamento, cosa ben diversa dall'elezione del Parlamento concepita come il sottoprodotto dell'elezione di una carica unipersonale. Per esempio, sarebbe stato un contrappeso la garanzia che un Premier con così tanto potere sia sempre e comunque espressione di una maggioranza
dei voti validamente espressi, quindi la soglia del 50% e del ballottaggio, per evitare un premier con tanto potere ma di minoranza. Per esempio, sarebbe stata un contrappeso importante sul piano costituzionale l'accettazione dei nostri emendamenti sull'introduzione di limiti più rigorosi quanto alle materie e quanto alla frequenza con cui viene esercitato alla decretazione d'urgenza, che è diventato negli scorsi anni il principale strumento di svilimento del Parlamento da parte del potere esecutivo, una patologia ben in campo e grave prima di questa riforma, per essere sinceri. Abbiamo proposto contrappesi tipici degli statuti dell'opposizione dove questi esistono. Come si sa, dove esiste lo statuto dell'opposizione, grosso modo esso ruota attorno a tre direttrici. La prima, l'elevazione dei quorum di garanzia, dei quorum per l'elezione delle cariche di garanzia e per la modifica dei regolamenti parlamentari. Cioè, noi abbiamo detto, c'è un premier con così tanto potere, con una maggioranza assicurata in Parlamento, perché non diciamo che i presidenti delle Camere non si eleggono a maggioranza assoluta? Perché non diciamo che i regolamenti parlamentari non possono essere modificati a maggioranza assoluta? Perché non ci domandiamo se è giusto dal quarto scrutinio eleggere il capo dello Stato a maggioranza assoluta, visto che c'è una codificazione del sistema maggioritario, eccetera, eccetera. Le altre due contrappesi che abbiamo proposto sono stati l'accesso diretto di una minoranza qualificata parlamentare alla Corte Costituzionale per leggi ritenute non legittime costituzionalmente. L'abbiamo proposto nella forma più prudente, quella del ricorso successivo alla promulgazione e alla entrata in vigore. Esiste in tanti paesi europei questa possibilità, proprio come potere tipico delle minoranze. E infine abbiamo proposto la codificazione in Costituzione della riserva di spazi garantiti per le iniziative e i provvedimenti della minoranza. Ora, su tutto questo lungo elenco di contrappesi possibili, la risposta è stata negativa. Noi crediamo che questo riveli che sia un errore, quindi le chiedo se lei è d'accordo che si sia detto no all'introduzione di tutti questi contrappesi all'elezione diretta del Premier. La nostra opinione è che il no detto a tutti questi contrappesi riveli la volontà di portare nella nostra Costituzione uno squilibrio molto grave. Grazie. Cosa che va al di là del giudizio sull'elezione diretta. Grazie Parrini, 5 minuti esatti. Senatore Lisei. Grazie, molto brevemente professore, perché io non ci sto capendo più niente. Glielo dico perché mentre la linea di chi sostiene questa riforma è una linea molto chiara, la linea di critica, diciamo, di chi è intervenuto nel ritenere questa riforma inadeguata non mi è altrettanto chiara, perché si continuano a sostenere tesi completamente opposte, cioè dal fatto che questa riforma è eversiva, comporta il premier con i superpoteri e il mantello da supereroe, al fatto che non cambia nulla perché tanto si possono fare ribaltoni e che quindi sostanzialmente non cambia nulla. Poi si dice che c'è il premio spropositato, che il premio che può essere concesso alla maggioranza è spropositato e si può eleggere un premier che ha preso il 23% e si prende il 55% dei seggi, salvo poi dire alcuni che questo comunque è incostituzionale rispetto ai principi della Costituzione, perché ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che lo vietano espressamente, quindi non sarebbe possibile. Qualcuno dice che c'è l'obbligo di sciogliere le Camere del Presidente della Repubblica, se ci fosse l'obbligo di sciogliere le Camere del Presidente della Repubblica i suoi poteri sarebbero diminuiti ulteriormente, e qualcuno dice che comunque non è obbligato perché comunque il proporre
gli rimane un margine. Allora, al netto che continuerò probabilmente a non capire, anche perché capire le critiche consente, tra virgolette, a volte anche di adottare miglioramenti, ma io nella prima parte di audizioni, quindi del testo previgente, avevo capito alcune cose ben chiare e le chiedo conferma, cioè le chiedo se secondo lei questi inconvenienti hanno trovato una soluzione nel nuovo testo. La prima, che era stata fatta da molti interlocutori, era che il testo previgente era eccessivamente rigido, cioè non consentiva e non avrebbe consentito alla soluzione di ipotesi più variegate, visto che diciamo il nostro sistema politico complessivamente non è bipolare come in Inghilterra o come altri sistemi, ma tendenzialmente ha visto anche nella storia fino ad oggi, diciamo, più situazioni. E quindi, diciamo, il testo previgente era talmente rigido che diceva però dopo c'è il secondo premier, poi il secondo premier. Invece questa articolazione che è stata fatta è effettivamente più flessibile, mi pare a me, perché consente più ipotesi e anche più possibilità di gestione anche dello stesso capo dello Stato. E quindi volevo capire se è andata incontro a questo inconveniente. E la seconda, se la soluzione adottata rispetto all'assenza dell'indicazione del premio di maggioranza, quel famoso 55% che è stato criticato da tutti gli interlocutori nella prima fase di audizioni, se l'attuale formulazione che prevede la possibilità di dare un premio di maggioranza senza indicare la soglia precisa, ma comunque nel rispetto dei principi di rappresentatività, va incontro a quella obiezione e quindi alla rigidità e vincola comunque e vincolerà comunque questa locuzione la futura legge elettorale su eventualmente le soglie che vanno raggiunte. Bene, grazie. Non ci sono altri? Allora, professore, io anche, diciamo, a integrazione dell'intervento ultimo del senatore Lisei, le volevo fare anch'io due domande. La prima riguarda il modello delle regioni, dei governatori. Molti hanno sostenuto anche oggi che è assolutamente inconferente il richiamo al modello delle regioni, perché comunque sarebbero enti minori rispetto alle grandi democrazie a cui ci dovremmo ispirare. Addirittura il professor De Siervo ha detto sono enti amministrativi. Ora, io ricordo che nell'articolo 117 della Costituzione, come è stata riformulata dalla riforma del titolo V, le regioni in realtà sono l'unico ente che ha una potestà legislativa infinita, indeterminata, perché l'articolo 4 vigente della nostra Costituzione, come riformulato con un voto di quattro voti di differenza dal centro-sinistra alla fine della legislatura 96-2001, dice testualmente: le regioni hanno potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato dalla Costituzione. Quindi le chiedo, lei è d'accordo con chi dice che le regioni sono solo enti amministrativi o non pensa invece che siano enti legislativi addirittura primari addirittura rispetto allo Stato, al quale vengono riservate potestà legislative soltanto in forma residuale e soltanto nell'elenco predefinito dal secondo comma dell'articolo 117. La seconda domanda che le faccio è, anche qui molti hanno messo in rilievo come la mancata approvazione di una questione di fiducia sia, diciamo, ontologicamente identica all'approvazione di una mozione motivata di sfiducia. Non pensa invece che sono due fattispecie che hanno, come dire, una genesi e possono avere anche motivazioni molto diverse? Perché la mancata approvazione di una questione di fiducia può essere ovviamente legata a un provvedimento particolare, penso, non so, a un disegno di legge dove sono coinvolti valori morali, dove sono coinvolte questioni di coscienza,
o anche un semplice incidente di percorso, nel senso che magari quel giorno per vari motivi ci sono troppi ministri in missione o ci sono troppi parlamentari. Mentre invece una mozione motivata di sfiducia è una rottura definitiva e irreversibile di quel rapporto di fiducia che tiene insieme Premier e Parlamento, perché come giustamente hanno già osservato altri, Premier e Parlamento vengono eletti insieme e hanno la stessa legittimazione, mentre invece un incidente di percorso ha tutta un'altra genesi e anche tutte altre cause, può avere almeno in teoria, ragione per cui ecco l'informativa parlamentare per verificare la ragione. E a me, ma mi dica lei se ho ragione o torto, pare un ragionevole compromesso tra il principio di sovranità, per cui se viene meno il rapporto di fiducia fra Parlamento e Premier non c'è altra strada che tornare che ridare la voce al corpo elettorale, perché chi può dirimere una controversia fra due organi, seppur uno individuale e uno collegiale, che hanno la stessa identica fonte di legittimazione? Mentre invece nel caso di un incidente di percorso si salvaguarda il principio di stabilità, perché se non c'è nessuna ragione vera e politica, nel senso che la maggioranza esiste ancora e il Premier è in grado di superare quell'incidente di percorso, non c'è nessuna ragione per far venir meno il principio di stabilità, che non è un principio di stabilità legato solo al Premier, è un principio di stabilità legato anche alla legislatura. Queste sono le due domande che mi sentivo di farle. Grazie. Grazie, cerco un po' d'ordine negli appunti che ho preso. Se mi consentite, io risponderei per primo al senatore Giorgis, a cui mi legano rapporti di colleganza affettuosa. Fra l'altro il maestro del professore Giorgis, del senatore Giorgis, è stato uno dei miei commissari di concorso, quindi... E proprio per questo però tengo a rispondere prima di tutto a lui, perché io sono d'accordo che ci sono dei principi non disponibili e sono d'accordo sul fatto che il diritto costituzionale non è opzione politica, ma ci sono materie che possono avere una coerenza dal punto di vista giuridico-costituzionale, ma la cui scelta fra alternative possibili è una opzione politica. Ora, secondo me, da costituzionalisti, capisco che è difficile distinguere il doppio ruolo, e poi le dico che è una cosa che mi riguarda, le dico anche perché, da costituzionalisti dobbiamo evitare di confondere i due piani, perché non facciamo bene alla disciplina e non facciamo bene nemmeno al Paese. Così come non si fa un'opera meritoria allorché si brandisce la Costituzione come strumento di lotta politica, perché la Costituzione è la carta di tutti e quindi dobbiamo, come dire, esercitare un self-restraint, un autocontrollo per evitare che possa essere ritenuta la carta di qualcuno o di una parte soltanto, e per questo dobbiamo evitare dibattiti che coinvolgono opzioni culturali o politiche di fare riferimento a quei principi. E sono d'accordo con lei, senatore, allorché ritiene la disintermediazione un fatto estremamente negativo. Sono tanto d'accordo che le dico che io ho avuto la fortuna, ribadisco fortuna, sin da quando avevo 15 anni, di fare la vita dei vecchi partiti di massa. Io ho militato in un partito della Prima Repubblica e ho continuato, sia pure non candidandomi perché ho studiato, ho fatto altro nella vita, facendo politica a scuola, all'università, anche dopo. E quindi io sono il primo a ritenere fondamentale la mediazione dei partiti politici nella democrazia. Io ritengo che non possa esistere vera democrazia senza partiti politici. E però le dico che nel momento in cui tanto è cambiato dal 1946, 47, 48 ad oggi,
È il Parlamento, con legge ordinaria, che ha il dovere di intervenire senza le maggioranze qualificate richieste dalla revisione costituzionale per attuare l'articolo 49 della Costituzione. Quando io facevo politica in un partito vecchia maniera, diciamo così, c'erano congressi assai dibattuti, accesi, certe volte è capitato anche che si passasse alle vie di fatto, per così dire, salvo poi stringersi la mano amichevolmente, ma nessuno aveva l'idea di uscire fuori dal partito e fare un altro partito, se non nel caso di fratture ideologiche. Tanto erano forti e legittimati i partiti politici e tanto rappresentavano un architrave per la Costituzione e la forma di governo. In quell'epoca non c'era bisogno di disciplinare con legge i partiti politici, perché si autolegittimavano. Ed erano legittimati anche nel corpo sociale. Adesso c'è bisogno di una legge sui partiti politici. In Germania i partiti politici, ma lo dico a lei che lo sa bene, e quindi lo ricordo a me stesso, i partiti politici, come dire, sono una sorta di veicolo nel quale si può fare lotta politica, dialettica politica, contendendosi appunto lo strumento che ha una rilevanza pubblicistica. Completate questa riforma con una legge ordinaria sui partiti politici. Sono d'accordo. Serve, non ci può essere, lo ripeto, democrazia, vera democrazia senza partiti politici. Combattiamo la disintermediazione. Così come sono d'accordo sul fatto che la riforma possa e debba essere completata con una serie di contrappesi che però attengono alla disciplina parlamentare, ai regolamenti parlamentari. Si può anche approvare una legge sullo statuto dell'opposizione per renderla più stabile, ma le due cose non sono in contraddizione, l'una cosa non elide l'altra, quindi mi trovano d'accordo. Ciò che dobbiamo fare è sbloccare un sistema inceppato, rimettere in moto una forma di governo che nel nostro caso è claudicante proprio perché è venuta meno una delle colonne portanti, appunto, i partiti politici. Riprendo l'ordine. Alcune domande, è chiaro, possono avere un'unica risposta, sia quella del senatore De Cristofaro che della senatrice Musolino. Allora, la forma di governo ideale è quella del Regno dei Cieli, sulla Terra. Non esiste. Del resto c'è un teologo che ho avuto modo di leggere che discuteva della Trinità come se si trattasse della separazione dei poteri. E del resto poi, come diceva Schmitt, tutti i moderni concetti del diritto pubblico sono una forma di secolarizzazione, no, della teologia. Però quando scendiamo sulla terra, ovviamente dobbiamo trovare formule anche di mediazione. Questo premierato è una scelta di mediazione, ritengo, no? Però si è riusciti, a mio avviso, con gli ultimi emendamenti. Prima avevo qualche dubbio sulla tenuta del simul stabunt, simul cadent, lo avevo anche espresso ad amici e colleghi. Si è trovata una mediazione, a mio avviso, equilibrata, che consentirà appunto di ridurre o di colmare il fossato che si è determinato appunto in termini di legittimazione. Per quanto riguarda la clausola, che è una delle clausole fondamentali del simul simul di cui si parlava prima, io ritengo che quando si dice si può proporre, che il Presidente del Consiglio può proporre lo scioglimento, lo scioglimento sia fondamentalmente obbligato, perché poi subito si prevede che il Capo dello Stato lo dispone. Quindi non mi sembra che ci sia, come dire, un eccessivo margine di scelta. Se il Presidente del Consiglio ritiene di non chiedere lo scioglimento,
lo fa perché probabilmente si vuole lasciare una finestra aperta a circostanze magari oggi non previste né prevedibili che possono giustificare come dire, la sostituzione del presidente eletto o con un altro premier eletto nella stessa maggioranza con una maggiore capacità di sintesi, magari con una capacità in talune circostanze eccezionali e politicamente residuali, credo io, allargare la maggioranza a partiti che magari non erano originariamente partecipi alla coalizione. Però, ripeto, si tratta di piccole mediazioni che hanno un valore, a mio avviso, politicamente residuale. Si tratta di ipotesi giuridicamente possibili, ma politicamente improbabili, così ho avuto modo di dire. Legge elettorale. Allora io non ritengo che il premio di maggioranza sia i premi di maggioranza in generale, perché in questi termini credo senatore Cataldi mi ha fatto la domanda, non credo che in generale i premi di maggioranza siano strumenti di distorsione della democrazia. Ricordo che anche le leggi proporzionali con le quali abbiamo eletto i parlamenti della cosiddetta Prima Repubblica, utilizzo una terminologia giornalistica, non giuridica, erano sì proporzionali, ma erano pur sempre proporzionali che avevano elementi di correzione. Anche il sistema elettorale puro, aggiungendo un coefficiente al denominatore, diventa un sistema corretto che altera la capacità proiettiva del sistema proporzionale. Del resto in questi anni abbiamo sperimentato vari meccanismi proporzionali, maggioritari, premi di maggioranza forse eccessivi che infatti sono stati in qualche modo ricondotti dalla Corte Costituzionale alla legittimità. Abbiamo alcune indicazioni precise da parte della Corte Costituzionale. Le leggi elettorali di solito, per garantire una certa flessibilità, non vanno in Costituzione. Si dovrà ovviamente scegliere una legge elettorale, meccanismi di elezione che rispettino i vincoli che la Corte Costituzionale ha tracciato. Anche qui ci potrebbero essere ipotesi residuali di premier non adeguatamente sorretti da una maggioranza parlamentare. Però anche in questo caso ricordo a me stesso che il potere di scioglimento serve a trovare un giusto punto di equilibrio nella dialettica fra governo e maggioranza parlamentare. Nel senso che il governo magari non avrà una, in questi casi residuali, una maggioranza così solida come si auspicherebbe, però come dire, c'è il contrappeso del potere di scioglimento. Nel caso in cui non si riuscisse a comporre questa dialettica, la parola tornerebbe agli elettori. Il ruolo di arbitraggio del corpo elettorale sarebbe riconosciuto direttamente dalla Costituzione. Ultimo, 2 minuti perché... Sì, allora credo di aver risposto più o meno a tutto. Riprendo le domande invece del Presidente. Allora, certamente le regioni, specialmente dopo la riforma del titolo quinto, sono enti... Non possono essere definiti, magari come si faceva prima, quando è entrata in vigore la Costituzione, enti puramente amministrativi, perché le competenze legislative sono tali e tante, per cui certamente, come dire, concorrono alla determinazione dell'indirizzo politico. A maggior ragione se sarà poi attuato anche il nuovo processo di differenziazione, che comunque è un processo prefigurato già dal 2001. Certamente, come pure ha riconosciuto la Corte Costituzionale, allo Stato si riconosce una posizione preminente, anche perché lo Stato, cioè il livello statale, è il livello che garantisce
gli interessi unitari della Repubblica attraverso alcuni strumenti della potestà legislativa esclusiva statale, attraverso il potere sostitutivo, attraverso il potere di coordinamento della finanza pubblica, ovviamente lo Stato ha, ed è giusto che sia così, una posizione preeminente. Ma dal punto di vista, come dire, del funzionamento della forma di governo, io credo che tanto l'esperienza dei comuni e delle province, quando si eleggevano direttamente i presidenti, tanto l'esperienza delle regioni, dei presidenti delle regioni, costituisca un valido esempio, ripeto, senza necessariamente dover sovrapporre le competenze. Del resto, io credo che se noi chiedessimo a qualunque cittadino italiano se preferisce o meno tornare indietro rispetto alla fase in cui i consigli comunali, i consigli regionali eleggevano il presidente della regione o il sindaco, credo che la risposta sarebbe largamente negativa. Diciamo la verità, l'elezione diretta del sindaco e del presidente della regione è stata una riforma riuscita e ampiamente gradita ai cittadini italiani. Quindi da questo punto di vista, secondo me, questa esperienza più che ventennale ormai ci dovrebbe confortare. Questione di fiducia, anche qui io ho salutato con favore l'emendamento che ha eliminato il termine volontarie, e però ritengo che una differenza fra la mozione di sfiducia pure semplice e la questione di fiducia c'è, perché la mozione di sfiducia è un atto dotato di uno spessore, di una valenza politica certamente maggiore, mentre la mancata approvazione di una questione di fiducia può essere anche il frutto di un incidente parlamentare. E comunque alla fine il risultato è lo stesso, tranne in quei casi residuali di cui parlavo prima. Quindi da questo punto di vista, per me questa differenziazione non costituisce un problema. Bene. Potrebbe anche non esserci, però dico, non è questo che inficia la validità di questa riforma. Bene, grazie professore. Allora, siccome mi informano che in aula non si vota, se il professor Belletti vuole dare quella risposta che aveva sollecitato il senatore Parrini prima, abbiamo 5 minuti di tempo perché lei la possa dare. Sì, la può riformulare un attimo perché... La risposta era... La risposta era come lei regolerebbe la risposta che chiedevo, sì, era la domanda come lei regolerebbe il caso senz'altro limite ma possibile in cui c'è l'elezione di un premier ma le liste a lui collegate non raggiungono il 40%. Quindi non raggiungendo il 40% per le sentenze della Corte l'attribuzione del premio di maggioranza sarebbe impossibile, e le chiederei la sua opinione su come lei regolerebbe questo caso, cioè quale valvola di sfogo prevederebbe. Per esempio il professor Giuffrè, se non ho capito male, oggi ci ha appena detto che una valvola di sfogo potrebbe essere o il premier trova la maggioranza o se no usa il suo potere di scioglimento rimandando tutti a votare. Questa è un'ipotesi che ha le sue controindicazioni, ma una valvola di sfogo. Questa è la prima domanda. La seconda era che a me non... seconda domanda era che non trovo giustificazione per il fatto che ove facessimo l'elezione diretta del premier saremmo l'unico paese in cui non è scritta in Costituzione la regola per eleggerlo. Trovo che sia una gravissima anomalia, perché mentre ha argomenti la tesi che si rimanda alla legge ordinaria per l'elezione dell'Assemblea, certo, dovunque si rimanda una legge ordinaria per l'elezione dell'Assemblea,
Non esiste in nessun paese democratico al mondo che una carica nazionale monocratica eletta direttamente non sia eletta sulla base di regole scritte in Costituzione. Chiaro, se vuol spegnere, così diamo la parola da lì a questo punto, professore. Così. Perfetto. Grazie, professore. Grazie veramente. Ma sulla prima questione avevo risposto anche alla precedente audizione, nel senso che le ipotesi saranno previste dalla legge elettorale, qualora non si raggiunga il 40%, ma avevo detto anche che non sono in maniera fermamente convinto che quelle sentenze della Corte Costituzionale si applichino al caso di specie, perché nel caso di specie c'è l'effetto di trascinamento dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi se fosse incostituzionale questa ipotesi sarebbe incostituzionale anche la legge che prevede l'elezione dei Presidenti di Regione, perché in quel caso non c'è il limite del 35-40%, e sarebbe incostituzionale anche l'elezione dei sindaci al di sotto dei 15.000 abitanti, perché in quel caso non c'è, la Corte Costituzionale si è espressa sul limite e in quel caso sulla legge Calderoli, perché non era previsto alcun percentuale al raggiungimento della quale si consegue la maggioranza assoluta, ma in quel caso era l'elezione dei parlamentari. Cioè, io ho posto la questione perché, ripeto, abbiamo l'ipotesi della situazione analoga per i presidenti di regione e per i sindaci al di sotto dei 15.000 abitanti. Presidenti di regione che sono d'accordo con quello che diceva il presidente e il collega Giuffrè, addirittura la Costituente gli concepiva le regioni come elementi di contropotere rispetto al potere centrale, quindi assolutamente non degli enti amministrativi, che poi siano diventati degli enti che hanno compiuto e esercitano prevalentemente attività amministrative, preferiscono esercitare attività amministrative piuttosto che legislative, ma il Costituente li concepiva come elementi di contropotere rispetto al potere centrale, ed è stato proprio questo argomento che ha consentito al Partito Comunista di approvare le regioni in assemblea costituente, perché naturalmente non volevano le regioni, ma nel momento in cui hanno pensato che la maggioranza dopo l'entrata in vigore della Costituzione poteva andare in un altro senso, così come è stato, ha ragionato sulla possibilità di avere un numero di regioni a livello centrale, d'Italia centrale, che hanno costituito un forte elemento di contropotere rispetto al potere centrale, e fortunatamente, perché il potere, voi mi insegnate, deve avere dei limiti, ma anche durante il Covid, quando il Parlamento non si riuniva, quando tutto si decideva con DPCM, gli unici soggetti che svolgevano un forte ruolo di contropotere rispetto al potere centrale erano le regioni, erano i presidenti delle regioni. Ora, quando mi venite a dire che la legge sull'elezione diretta dei presidenti di regione è incostituzionale, io dico sì, va bene, bisogna mettere la percentuale anche in questo caso. Non ne sono convinto al 100%, questo è il punto. Non dico che sicuramente quella è la strada, non ne sono convinto perché erano due ipotesi particolari, la legge Calderoli un proporzionale puro sulla quale si innestava questo premio di maggioranza, e l'altra ipotesi, un'ipotesi completamente diversa, perché era un'ipotesi di ballottaggio, ma un ballottaggio chiuso. E quindi anche in quel caso la Corte Costituzionale non si è innamorata del limite della percentuale, ma se quel ballottaggio fosse stato un ballottaggio aperto, sono convinto che l'Italicum avrebbe passato il vaglio di legittimità costituzionale. Non lo ha passato perché era un ballottaggio chiuso, non perché c'era la questione del limite. Se proprio vogliamo mettere il limite, ecco, che cosa succede quando questo limite, la percentuale minima, non si raggiunge? E lo deve disporre la legge elettorale. Un'ipotesi, ne abbiamo parlato la volta scorsa, potrebbe essere un secondo turno di ballottaggio. Un'altra ipotesi potrebbe essere il senso di quell'articolo 94 della Costituzione che dice che comunque il governo va a chiedere la fiducia al Parlamento, il governo cerca la fiducia in Parlamento. Mi insegnate voi, parlando della bellezza del parlamentarismo, quando, ecco, mi piacerebbe farvi una citazione di Sartori e di Dossetti, dice che il parlamentarismo funziona bene, Sartori in particolare, quando il parlamentarismo funziona bene, quando al Parlamento viene messa la mordacchia, così dice Sartori, se volete poi vi cito la frase nel dettaglio. E il parlamentarismo è anche questo, si cerca la maggioranza in Parlamento, un premier forte, legittimato direttamente, cerca la maggioranza in Parlamento e
ha una legittimazione forte. L'altra ipotesi, anche questa ne abbiamo parlato, è che, visto che abbiamo parlato della dinamiche di bipolarizzazione, ricordo l'altra volta il Presidente lo evidenziava giustamente, che queste dinamiche di bipolarizzazione si registrano soprattutto nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, dove c'è il turno unico. E l'altra ipotesi, lei parlava di una legge sui partiti politici, ma la legge sui partiti politici la devono fare i partiti politici, quindi i partiti politici sono abbastanza restii nel regolare se stessi, spesso nel limitare le opzioni e le possibili diciamo, comportamenti dei partiti politici. Ecco, detto questo, un attimo, sul punto eravamo, ecco, un attimo, mi sono perso sulla seconda domanda. Cioè, prego. L'unico paese al mondo senza aver scritto la regola dell'elezione della persona. Ma ecco, ripeto, si può scrivere, nel senso che anche qua ci sarà riferimento alla legge elettorale, nella legge elettorale. Poi è eletto direttamente, con quale modalità? Ecco, questo volevo dire, perdonatemi, e qua mi ricollego anche a questo dato. Una spinta alla bipolarizzazione del sistema politico. E abbiamo visto che queste spinte alla bipolarizzazione del sistema politico stanno facendo bene a livello regionale e a livello comunale. E questo probabilmente si può pensare a inserire le modalità in Costituzione, ma non vedo quale problematica ci sia se le modalità sono fissate in una legge, nella legge elettorale, dove si prevede anche l'ipotesi del mancato raggiungimento della percentuale. Ecco, queste sono le risposte che mi sento dare. Grazie. Grazie professore. Allora, abbiamo così concluso le nostre audizioni, approfittando anche del fatto che alle 4:30 non abbiamo dovuto andare in aula. Adesso pregherei se possiamo fermarci 5 minuti per decidere cosa fare domani.